mentre Berni ah, fa... no sto facendo un selfie a noi per metterci sui social c'è anche Mirko dietro le quinte Mirko dalesso in cabina di regia Andrea Francesco Berni e Francesco Lò in voce e in audio per una nuova twitchata eh, di anche saluto di fine anno di abbracciarsi il buon sumaritano vi per Virginia vi per Virginia mi piace la conosci conoscivi certo. per virginia? Certo, ah, io no, è la prima volta che la, la, la... Per virginia ha rinnovato l'abbonamento per il dodicesimo mese. 12 sì. mese. <ride> non l'ho mai sentita. 12 Ma mesi mesi non Ah, Con me non viene, verrà, verrà a fare le cose vostre da nerd. Negli spazi miei non viene. È, è Cristina, eh, Sfiorata, De Gallico. Fabio De Bo, a Di Proprant, ciao 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 ciao, ammazza, quanti so, perfetto. E siamo in nuova Twitchata per parlare dei film dell'ultimo weekend lungo a disposizione dell'anno. Ciao, Lignazio, eccoli qua. Tutti gli elementi peggiori di Bad Taste della nostra comunità. Eh, ciao, Matthew Bass, ciao, Emasimo19, Beh, insomma, siamo qui con Andrea. Andrea farà il discorso di fine anno, ovviamente, perché è il nostro presidente. <ride> Mattarella. E, e Mattarella, e, 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 io a casa con febbre e no, raffreddore no, no, che aspetto il risultato di, del tampone, però almeno ci sono le live di Bertrand e Tirami sul Morale. Soprattutto, perché... Berni, per Virginia, dopo le mie, appunto, la mia figuraccia. però, ti abbracciamo a distanza e ti vogliamo bene. E speriamo che vada tutto bene. Speriamo di poter essere di compagnia. Ma per lei, Presidente, devo stare fermo così e tu devi dire Presidente, Presidente, poi <ride> sì, so, lo facciamo. Presidente Berni, ciao, buona quarantena a, tutto, a tutti, Dart Coso, oh, fra no. DG, ciao a tutti, oggi testato positivo, in questi giorni di quarantena ho recuperato la terra dell'Abbastanza e Lazzaro Felice, mi aspetta un rivuocciono di Roy Anderson, sfruttiamo oh, queste ma. chiusure. Va bene, ma, caffè, ma, caffè però, caffettissimo, giorno a tutti e eh, vabbè ragazzi stiamo tutti in difficoltà io l'ho sfiorato proprio davvero? sì ma mi è stata un'ultima settimana che adesso stanno scrivendo delle cose così intime che mi, cioè, non lo volevo dire però li leggo che ci stanno praticamente col cuore in mano e stanno raccontando eh, allora ho avuto una settimana pesantissima senza dire nomi però è che ero stata a una riunione di lavoro peraltro voluta da me testa di cazzo con una persona che poi mi ha chiamato il giorno dopo dicendo la no. cosa che è spesso capita. E il problema è che ero collegato a una persona che doveva fare la terza dose. Vabbè, insomma, eh, che tu conosci, beh, ma quindi, scusa, molto ma vicino non... a me, che avrebbe creato un casino pazzesco con lei, insomma, un macello. Però, alla fine eh, sono risultato negativo. E, e, quindi, e quindi siamo A riusciti capodanno. A fare che fate. Tutto. Un cazzo di niente, che facciamo? Andrea? Ci la Proviamo Pensai... a divorziare, proviamo a divorziare per <ride> la <'ultima> volta e <ride> probabilmente non ci riusciremo. Beh, noi facciamo. Un mezzo tradizione. che proviamo a divorziare. Tu, tu che farai? Noi facciamo la tradizionale eh, finta cena di non capodanno con il gruppo di fondatori di Bat Taste, io, Ilaria, Caterino, Ma Matteo. Michele Caspani, che è qua ancora per qualche giorno, poi torna a Los Angeles, e poi c'è Simone Rovellini. Non voglio entrare nei dettagli, no, in realtà Simone l'ha detto sui suoi social, quindi eh, Simone purtroppo anche lui è positivo. <ride> Ce l'aspettavamo tutti, quindi in realtà saremo soltanto io e l'area Matteo e Michele. Come da tradizione, noi, siccome è il compleanno di Matteo la, il primo di gennaio, è più una festa di compleanno per lui, e, ma la nostra tradizione è che mangiamo qualcosa, beviamo qualcosa, ma soprattutto vediamo film trash. E che non sono film trash tipo i eh, film trash o queste cose qua. No, eh, nemmeno, <ride> nemmeno. No, sono i film tipo The Hot e the Notty. No, no. Però l'anno scorso abbiamo Ice visto Game. Cats. Cats. Per esempio. Cats. Eh, Cats. E quest'anno pensavamo di... Io volevo vedere film di Bella Tornet e, e Benjamin Mascolo. Eh, come si chiama eh, Time's Up? Sì. Ma siccome voglio vederlo legalmente, oddio, potremmo noleggiarlo. Ho comprato però se non può, oh, si può. no, siccome no, voglio vederlo no, legalmente no, esce su do... Amazon tre giorni dopo <coughs> e eh, allora no, quindi facciamo la maratona After. Vediamo i tre film di After che ah, sono tutti: buono, tassi. bello, bello bellissimo, <ride> <Trississimi. ride> vabbè, vabbè. abbiamo visto il film di Prince, quello in bianco e nero. In cui lui fa il sex symbol, spacca, diciamo, <ride> una roba inverosimile e in anche. Per cui, insomma. Vabbè, eh. Madonna mia. Ok, Ma benissimo. due gatti, purtroppo, senza Simone. Forse Simone, eh, se si negativizza, perché probabilmente si negativizzerà, speriamo. Ci raggiunge e ci becchiamo in strada. E io gli do la milanesissima schiscetta con le cose preparate da me per la cena, e <ride> lo saluto e lo mando a casa, a cenare da solo abbracciamo Simone Rovellini e speriamo che, mh, che vada tutto bene. Comunque, appunto, ragazzi, anche se, anche se si risulta positivi, l'importante è stare attenti agli altri, eh, perché, perché mi, mi sembra che possiamo vaccinati, reagire molto bene. Io in questi giorni ho curato un bel po', po di portato, film, eh. Power of the Doc, Tic Tic Boom, Don't Look Up, la trilogia di Matrix, Fabio De Bo, tutta Metrix Matrix e la Rewatch di Ripasso. Sebastiano, poteva andarti peggio la riunione di condominio. Complimenti per l'intervista con il mitico Carlo Verdone, la sua serie tv è splendida. Sono felice che tu abbia magari stimolato dalla videointervista, grazie intanto, De Gallico è online. È stato un colpo da maestri perché Verdone non va a casa di nessuno. Quindi è stata veramente, ancora non ci crediamo che ce l'abbiamo fatta fra DG, forza, forza, anche a Berni, a tutti noi, vi per Virginia, anche, ah, ah no, era a Virginia, ah, va bene, ho fatto il watch di Matrix, sto recuperando vita da Carlo, semplicemente stupenda, sono felice, sono felice, appunto, bene, bene, bene e oh, Don Lookup sta veramente dividendo, eh? Ma anche in redazione da noi c'è cioè chi l'ha detestato, chi lo ha adorato. A me è piaciuto un sacco, per esempio, A me è piaciuto. Eh, ma perché? Ma come si fa a detestare? Ah, eh... Perché adesso si sta prendendo molto mh, una giornalista eh, Guia Soncini che scrive questi tweet molto È posti, una giornalista? <ride> no, se, sei che... sicuro? No. Che infatti c'era un po' di tentennamento nella dai No, ho pensato, la scrittrice, il nome, una scrittrice il... non è una giornalista. Vabbè, però scrive su una testata giornalistica mm. ben nota, e, mh, la quale diceva: Vabbè, ma io ho visto un film molto più caustico e molto più originale, vent'anni pure, trent'anni fa, ormai, che si chiama Marsa Tax. Ha perfettamente ragione, è vero, già Marsa attacks è una metafora molto più velata, ma oggi come oggi le cose vanno dette in faccia, vanno veramente spiattellate in faccia e mi fa veramente ridere che lo stesso Adam McKay su Twitter debba dire ragazzi se voi non avete un minimo di brivido dietro la schiena guardando il mio film sulla situazione che potrebbe ca capitarci nei prossimi anni neanche decenni, allora siete dei robot e non, po non potete neanche vedere un film romantico perché non è, vuol dire che non c'è, ed allora. è la realtà perché molte persone dicono eh insomma ci deve dire le cose così in faccia evidentemente sì allora Oppure no, anche nel senso che ognuno può, anche, può farlo come non farlo. Io penso che eh, il successo del film sia frutto anche, cioè sia ev evidente anche da questo risultato. Quando un film affronta a viso aperto eh, un tema che riguarda tutti noi e poi fa delle scelte molto pesanti sui social, per esempio, facendo vedere quanto fanno schifo, quanto possono essere deleteri. Quanto possano essere maschilisti e sessisti nei confronti del personaggio di Jennifer Lawrence, molte persone si sentono tirate in ballo e eh, devono reagire in qualche modo. E, e quindi io penso che il successo del film sia anche proprio legato a queste reazioni. Ehm, se, se le persone si arrabbiano, è perché il film ha toccato dei, dei, dei nervi scoperti, e questo, secondo me, va benissimo. Lo proprio Sono va fatto. benissimo. Tra l'altro, ha un finale. Insomma, è un film anche terrificante sull'elite, sulla nostra sulla mancanza dell'elite, non abbiamo più nessuno che ci possa guidare. Cioè, è veramente terrificante. E poi io te, te lo dico io una cosa che ha dato fastidio a molti, eh, che lui ha preso molto in giro Ready Player One, giustamente, perché il personaggio di... Perché il personaggio... Eh, del curo Elon Musk... No, il per, sì, il personaggio del miliardario è assolutamente una presa per il culo di lui, di come era lui, i, che era abbastanza insopportabile in sì. uh, Ready Player One. Cioè, quindi i nerd, è un film anti-nerd. Allora io, che tu sai ogni no, volta Andrea... non è un film proprio anti-nerd. È un vabbè. film totalmente anti-nerd. Infatti Gianni cioè, Ferradone andando... una nerd, scusa, eh? Bah. E come al eh, solito, tu non hai capito cosa significa nerd realmente allora. No, è un film, è un sono film, film che di ti dice questo che il personaggio film. di Reddilla One era una merda, e, e, e usa lo stesso attore per fare un attacco a Spielberg, e ha ragione, ha ragione, va bene. E quindi lo fa parlare così, come tutti i nerd, lo fa essere così. In realtà è un maledetto che vuole solo fare i soldi. Anche Leonardo di Capra è un nerd eh, nel film è un altro sì ma è un nerd, nerd, nerd buono quello è un nerd gay ma... come tutti i nerd veri insomma buono mica tanto però vabbè di caprio no, è frustratore è un frustratone è, è, un, è, un, è un coglione è un maschio no quindi non è un film di Scorsese questo no è un film che mette in <ride> ridicolo diciamo il fatto che si fa la scopatina con la donna che gli tocca le cosce che va in tv e quindi è il delirio di ogni del maschietto idiota che, mentre Scorsese lo avrebbe filmato dicendo che è tutto giusto, che è tutto bellissimo, Adam McKay ti fa, ti fa sentire la ridicolaggine, anche perché lui poi si sente in colpa alla fine. Sai, sai una delle cose più raffinate? È, è, è un film molto. Eh, è un film molto. che urla, è vero. però c'è una cosa molto sofisticata, che forse proprio perché è molto sofisticata, e eh, eh, cioè i figli di Di i figli di Di caprio che sono più grandi di lui nel film <ride> e qui ma gioca anche col fatto che di caprio è l'eterno bambino peraltro per il... di caprio no allora sti figli che adorano sto papà che non sai perché sembrano sem sembrano più grandi del padre e io l'ho trovato molto più maturi molto più... più maturi più cioè ma proprio anche fisicamente no e poi, vabbè, insomma, vabbè. Jennifer Lawrence è immensa, io la amo veramente tantissimo. Jennifer Lawrence è immensa, come sempre, è grande, è grandissima con quei capelli assurdi. Cioè una grande attrice può accettare di andare in giro con quei capelli, e, e anche Chalamet, capito, contro, in, in controparte finalmente, perché era anche difficile vederlo sempre nel ruolo del rampollo annoiato dalla vita, ricco. Mm. Eh, Devo dirti che sì, sì, sì. Eh, che ha strano. questa sorta anche perché lui incarna un po' l'adolescente che, da un lato, non vede l'ora di crescere, ha tutta la vita davanti a sé. E vabbè, non spoileriamo nulla, ma da, davanti a loro hanno la fine tutti questi personaggi, <ride> almeno l'imminente fine. Quindi incarna anche una, una vibrazione che riesce a emanare che, che mi piace un sacco e ci sta molto. Ovviamente, come al solito, grande direttore casting. Eh, per cui, ma, ma in tutti i film da ci sono, c'è un ottimo direttore tasti. comunque ma ma, vabbè. Ma, ma mi ha fatto ridere mm. Mary mm. Strip tantissimo. Cioè, perché <ride> sì. eh, per noi femministoidi, vedere la donna che è cattiva, che è Trump <coughs> che è peggio di Trump. Eh, cioè, eh. L'hai notato questo ammiccamento a Charlie Kaufman: anche questo suo omaggio, cioè, lei si, lei, si chiama, lei, si come la, lei si chiama come si chiama lei? Uh, in, um, il presidente in, nel lato di orchidee Orlin si chiama Orlean di cognome <ride> e lei si chiama è della la mitica, mit mitica Orlean di, del lato di orchidee no, la di Spike Jones. Il sette è, è, è interpretato da Mary Strip. Che era un po' un'ipocrita, che era la famosa scrittrice. Ti ricordi la storia? Beh, era la scrittrice che aveva fatto il, Roma, il, il racconto del suo incontro con questo mh, floricoltore molto eccentrico de, della Florida, che sarebbe stato interpretato da, Cooper, da Chris Cooper nel film con Vittoria dell'Oscar, come attore non protagonista, e, mh, ed era in realtà, poi, alla fine, Charlie Kaufman a, aveva, aveva cambiato tutto l'adattamento. Ma sa, te la ricordi la storia dell'adattamento? no, dell'adattamento lui doveva adattare, adattare il ladro di orchidee di Susan Orlin che era un libro mm -hmm. che aveva avuto molto successo Andrea, e dove c'era lei che raccontava uh, questi libri belli fatti di tanti articoli lei aveva pubblicato oh. eh, per una rivista no? tutti questi suoi incontri con uh, il mitico La Roche che era questo floricoltore un po' pazzo, un po' pirata che lei aveva ed emergeva soprattutto lui okay? una specie di orchidea king Orchid King, una specie di villico, sì, una specie di buzzurrone americano, però più carino del de, de Tiger King, più di sinistra, diciamo, più gentile, <ride> però matto, eh? una di queste figure americane. Bloccato, certo. E Charlie Kaufman era stato mh, pagato per fare l'adattamento, la, per scrivere la sceneggiatura del lato di Orchidee. Solo che, lui, che, lui, ha fatto il cazzo che voluto. lui ha inserito se stesso nella scena. <ride> Nel momento in cui la va ad adattare, lui scrive, lui fa una sceneggiatura su lui che non riesce ad adattare il lato di orchidee e fa diventare Susan un po' cattivella, la fa le fa avere una storia d'amore con la Roche. Mm. Perché lui sente che c'è anche questa attrazione sessuale tra una, una signora newyorchese elegante e questo buzzurrone. Della Florida lui sente che c'è un film, effettivamente uno scontro di sessi, no. eccetera, e, e quindi li fa scopare e fa, e fa diventare lei cattiva e li fa Io essere non so quasi una la cosa dell'origine di tutta questa storia. Cioè, quando lui consegnò la sceneggiatura, pensava di suicidarsi, pensava che avrebbe messo di lavorare. <ride> e Spike Jones gli disse: Ma invece è un capolavoro è geniale, facciamolo così. Il film cioè, lui consegnò la sceneggiatura dicendo: Questa è la mia ultima sceneggiatura, ho sbagliato tutto, uh, cioè, non, non sono stato in grado. Quindi, allora, vabbè, comunque, prima adesso intanto, stanno facendo domanda, questo poster qua è il poster che abbiamo realizzato qualche anno fa quando io e Andrea Bedeschi siamo andati a fare il giro dell'Irlanda alla ricerca delle location del Trono di Spade e di Star Wars e quindi qua abbiamo in questo poster fatto tutte, messo delle specie di etichette in tutte le location che abbiamo visitato, adesso si, non si vede bene ma c'è anche tutto il resto qua dietro, non vorrei far cadere il computer. Cioè anche qua sotto perché poi eravamo andati a Skellig Island, questa isola, quest isola incredibile in mezzo all'Oceano Atlantico, uno dei, dei posti più belli che abbiamo mai visto in Italia. Quindi me lo tengo qua per ricordo, visto che sto vivo blindato in casa. Ehm, allora, no, adesso poi leggiamo un po' di commenti. Che dobbiamo dire su quest'anno, Francesco? Perché poi io fra poco devo andare. Che dobbiamo dire? E allora, Beh, ci sarebbe diciamo tanto che da è dire stato, è stato un anno... Per, per me, per noi è stato quasi peggio del 2020, se devo essere sincero, perché è andato a incancrenirsi una situazione che la pandemia ha scatenato ovviamente noi ne abbiamo parlato a lungo varie volte l'anno scorso abbiamo fatto anche una diretta insieme l'anno scorso alla fine dell'anno dicendo otti, con grande ottimismo e secondo me questo 2021 ci ha fatto capire non che a me personalmente servisse ehm, di capire questa cosa che l'ottimismo è più una forma mentis ma poi non è che porta nel senso io ho deciso che per il 2022 non faccio previsioni, non faccio auspici, non faccio nulla, perché se dovessi rifare quello che ho fatto l'anno scorso, insomma, eh, però. Diciamo che almeno di, di cose positive ne abbiamo viste. Ci so, ci sono, per esempio, adesso al cinema c'è un film che ci ha fatto capire che le persone si scollano dalla poltrona pure in mezzo a una pandemia e vanno, a vederle, ad, vanno al cinema che è Spider-Man. Su questo ci sarà da fare delle riflessioni. Già si sta facendo una riflessione sia oltreoceano che in Italia. In Italia sento moltissimi che discutono del fatto che ci sono stati errori nella di, distribuzione nel mese di dicembre e condivido questa quest opinione, però è anche vero che non è che se si fosse distribuita meno roba la gente sarebbe andata al cinema, semplicemente probabilmente sarebbero fatti meno danni ai film usciti in sala, sempre che sì. l'uscita in sala per questi film rappresenti ancora realmente qualche opportunità reale di incasso. Però, in tutta sincerità, vista la lista di film che sono usciti negli ultimi dieci giorni e che escono anche oggi, io a qualcuno l'avrei tranquillamente rimandato a gennaio inoltrato. Matrix, per esempio, è stato per fortuna, l'hanno fatto uscire il primo di gennaio, perché se fosse uscito anche quello in contemporanea con gli Stati Uniti, sarebbe stato un disastro epocale. Cioè, io, personalmente, sono scioccato da West High Story. Non ho capito perché non l'hanno fatto uscire a febbraio. Quello finché fai uscire quando escono 12 nomination agli Oscar, visto che gli danno 12 nomination agli Oscar sicure. Perché, perché lo fai uscire a Natale? Si aspettavano realmente che ci sarebbero stati i fiumi di persone a vederlo. Non so se sei d'accordo con me, però. Allora, io sono in imbarazzo quando vengo chiamato a dire qualcosa su questo argomento perché non sono mh, come dire come particolarmente bravo a conoscere tutte le dinamiche okay, delle okay. distribuzioni. Posso dire che quando parlo con i distributori, loro ti dicono non, 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 potevamo più, non potevamo più tenerlo perché accordi, cose, il film stava in cancrena ormai. Immagina Supereroi di Paolo Genovese, che è, è uno dei tanti film che certo. è uscito in questi ultimi dieci giorni, eh, le cui riprese cominciarono, Andrea, a fine ottobre del 2019. Okay? Mamma mia. Allora, io penso che ah, sia anche giusto, anche per i registi. Però ci sono state settimane senza nuove uscite. Cioè, perché lo fai? Noi abbiamo avuto le prime due settimane di dicembre con praticamente un... Andrea, mazza. perché speravano che ci sarebbe stata più gente a dicembre. Però anche loro hanno fatto, hanno, hanno, hanno fatto una scommessa, Andrea. Hanno fatto una no, grande no, scommessa poche. per citare Adam McKay e l'hanno persa. Però, eh, ragazzi, nella vita si perde. Cioè, non è che... Eh no, certo. Eh... Ci hanno provato, Andrea. Hanno pensato che a dicembre la situazione potesse essere non come quella che poi è arrivata. C'è stato sicuramente questo. questo errore di comunicazione, cioè errore di comunicazione, disastro di comunicazione fatto da. Dai, dai giornali sulla questione del tampone per cui io ho passato giorni a sentirmi dire da amici conoscenti affini che mi dicevano ah ma per andare al cinema veramente bisogna esibire il tampone anche se sei vaccinato io tipo ma no ma non è vero è un'ansia che è uscita ed è stata cancellata e continuano a dirlo sui giornali ma non è così e questo sicuramente ha avuto un impatto speriamo che mano a mano eh, cioè, si diffonda un po' di più la, la voce che non è vero e però come si dice non lo so, è, stato un, è una fine anno in interlocutoria, questo te usiamo questo termine, perché Spider-Man sta a 18 milioni di euro, ragazzi, 18 milioni in due settimane, è una caterva di soldi, quindi non, non è vero, tra l'altro il target di Spider-Man è il target giovanile, quello che dicevamo al cinema ci andrà di meno a causa del Green Pass, invece si sono riversati nel cinema a vederlo il film, per cui... Teniamo conto di questo aspetto. Cioè, evidentemente ci sono alcune pellicole che in questo periodo ancora pandemico scatenano veramente il pubblico. Ciao, ciao Ignazio. Altre S che sì. non meritano a quanto pare ancora l'uscire di casa. Ed allora, però, io devo dire: cioè rischio sempre di arrabbiarmi quando comincio questo discorso. Se uno ha fatto un progetto editoriale geniale, geniale, poi raccoglie i frutti. Raccoglie sì. i frutti, no, eh, capisco che in Italia è difficile perché ci sono anche. Però Francesco. Scusami, mese nell'ultimo eh. mese nell'ultimi mesi è vero, eh. ci sono stati James Bond, ci sono stati i Turners mm. in Italia. Non è, qua, cosa, no. non è la stessa cosa, non è la stessa No, 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 però hanno fatto quasi 10 milioni. Okay? Quindi eh. ci sono stati questi film che hanno fatto dei soldi, eh. e poi c'è stato Spider-Man che ha fatto. Molto di più, ma eh, molto, molto, ma io molto di più. Perché, molto. Ma io lo capisco perché intanto intercetta anche chi aveva 13 anni nel 2001 sì, sì. che Raimi e quindi allarga, allarga il pubblico perché la voce si è sparsa. Già se sapeva prima, Andrea, soprattutto per sì, se sì, segui eh. bettaste.it. Però io capisco e noi, come dire, eh, amiamo anche chi... Vive il cinema senza no, la, la cura ossessiva dei nostri amici seguendo questo sito meraviglioso che ti dice tutto anche, ti dice le cose, oppure non ti dice tutto, ma sempre ti avverte. Lo vuoi sapere? Vuoi sapere? Guarda che noi lo sappiamo che ci sarà. Lo vuoi sapere? Vuoi continuare a leggere l'articolo? Eh, sì. Per pieno rispetto. però ci sono al, 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 altri invece che no, non vogliono avere tutte queste informazioni, e quindi poi l'hanno saputo dopo Andrea. Io penso che sia arrivato al momento giusto, però, in un progetto questo è un progetto editoriale, cioè noi facciamo Diabolic e non facciamo gig, questi sono molto bravi e soprattutto quello che non capiscono tanti italiani, sono anni che lavorano, anni sì, che se tu lavori per tanti anni. Pianificazione, una parola che lo so che in Italia noi proprio che cosa vuol dire pianificazione? Eh, questi hanno pianificato, e quindi a un certo punto tu arrivi con. Tom Holland boh, per me non è essenziale, essenziale è il personaggio. Tu arrivi con un personaggio molto amato e molto trasversale, perché sappiamo che è un supereroe molto mh, capace di attraversare generazioni, gusti, sesso, e, e poi tu gli dici, guarda, cioè, ci sono dentro tutti gli Spider-Man degli ultimi anni, quindi chi per un motivo, chi per un altro, chi, per un, chi perché Garfield, chi perché Maguire, chi perché... Per capire anche solo che ca come hanno combinato sto casino che succede, e eccolo là e voilà. Ma no, poi è diventato il film evento che non ci si può, che è imperdibile, quindi lo, lo capisco, lo capisco benissimo. però questo fine, oh, accadeva prima, prima del Covid esatto. Allora, allora il discorso. Io lo, vorrei portarlo a un livello un po' più alto. Ci rendiamo conto anche prima del Covid, che si andava molto meno al cinema. Sì, sì. E allora sì. fare questi tipi di progetti editoriali aiutano il cinema. Quello che Martin Scorsese, no, ripeto, ricordiamo sempre la volgarità, l'ignoranza, l'idiozia di quella frase, perché è solo grazie alla Marvel certo. che si può reggere in, in piedi il cinema. Quindi non finiremo mai di dire la stronzata che ha detto Martin Scorsese anni fa, perché poi, appunto, i cinefili ambigui ideologicamente hanno difficoltà a dire che ha detto una stronzata. Ha detto una stronzata mega galattica, perché questi certo. qui fanno proprio il cinema. Però io ti posso dire una cosa, io l'altro giorno, eh, ma vado pure a rivederlo, questa storia, ero tristissimo, te lo dicevo l'altra volta, perché, perché ero triste all'idea, io ho amato l'esperienza cinematografica di Spider-Man veramente tantissimo, e cioè, è un'esperienza, tra l'altro per me, indimenticabile, perché veramente in questi ultimi due anni è, è, è capitato con questo film che ci fosse così tanto trasporto. Eh, però ho amato la follia anche l'esperienza cinematografica di queste storie e mi ha messo tristezza a pensare che tra queste due ce n'è solo una che sta trascinando la gente in sala. L'altra è che pure un altro tipo di esperienza cinematografica incredibile, se fosse per quel film, non se ne farebbero più. cioè Se io fossi un executive e valutassi, spero non avvenga in questo modo adesso perché ci sono tanti motivi per cui West Side Story o altri film stanno andando male, però se io fossi un executive un po' cieco, direi: beh, vabbè, allora non facciamo mai più musical come West Side Story. Con Spielberg alla regia, con questa eh, immaginaria, cioè, perché tanto la gente non lo va a vedere al cinema? Mi metterebbe Però, una terribile tristezza. Allora, perché il dico, cinema allora, sta lo scopo: è dobbiamo fare solo Spider-Man. Io spero di no. Potrebbe finire così: assolutamente no. Potrebbe finire così: intanto potrebbe cambiare tutto. Intanto sta già cambiando tutto. E certo. Quindi è inutile continuare a dire che bisogna andare in sala, in sala, perché è un, è un mantra che renderà ancora più odiosa la sala. Avverto, eh, perché è proprio cioè non è, devi essere laureato in psicologia per capirlo. Tu devi capire che cosa sta succedendo. E Sta succedendo già questo da anni, cioè progetti editoriali concatenati tra essi che creano attesa che alimentano, aumentano il pubblico, quello che non capiscono gli idioti che non fanno gig la saga di gig, che aumentano il pubblico, si erano fatti 5 e 2 col primo gig, si faceva 10, col secondo si usciva nel 2017, cioè ci arrivo anche io, eh, che sono un coglione, non era partito. E tu a quel punto arrivi, quello che io, non, non, io quello che non mi fa impazzire di questo paese è che sembra sempre la magia, invece è il lavoro, è il lavoro, no, no, cioè, è un'industria, un ragazzi. Io aggiungo anche ideologia ideologia, Noi siamo molto deboli ideologicamente, non c'è qualcuno che si diverta tanto che Gabriele c è il don... ragazzo invisibile, l'hanno fatto così. No, <ride> diabolica, sta facendo i sequel Adesso, Tu ti trovi in un momento in cui, <ride> tu ti trovi, Andrea, in un momento in cui se non hai Tom Holland, visto che fa musical, no Andrea, se non hai Tom, anche tu sei pazzo a scegliere quel cast per questa storia. Se tu non hai Tom Holland, tu. Stai, ti stai rivolgendo soprattutto Andrea a, a, quel, a, a una generazione che ricorda Robbins e Wise, correggimi se sbaglio, perché non porti Ariana Grande. Guarda, Adam McKay che fa rifà la stessa cosa con Ariana Grande che fece con Margot Robbie. Cioè, ogni regista prova a usare degli no? Allora, se Spielberg avesse scelto Ariana Grande se Spielberg avesse scelto l'avrebbero eh distrutto perché non è ispanica la grande italiana se avesse scelto appunto esatto eh. allora dice, ta ta ta. fa questo è ovvio che si rivolge a una generazione che in questo momento sta a casa col covid Andrea, o, o, o quantomeno ha difficoltà a uscire ecco perché ti spieghi gli incassi adesso perché dovrebbero arrivare a dire allora noi non lo facciamo più questo film io, io mi auguro che a differenza del film di Adam McKay ci sia un'elite che non sia completamente rincoglionita no, ma come... eh, eh, e che stia in una stanza insieme per dire: Ok, noi non possiamo ora prendere la decisione di non fare mai più un film come questa Story Questo per rispondere alla tua angoscia. Quindi, io penso ragazzi, che però il cinema cambierà e che si andrà al cinema in relazione a, ma questo lo sto dicendo, questo lo dicevo quando, lo, quando litigavo, quando discutevo con Federico Frusciante. Che è uno strenuo difensore della sala, lo dicevamo molto prima del Covid. Almeno a quelli che la pensano sì, sì. come me, ehm, si è persa l'abitudine di andare in sala eh, perché le sale sono brutte molto spesso. Perché non si vede bene il film e io lo vedo meglio a casa. Quindi partiamo proprio sì, da cosa molto stesso, Sì, 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 assolutamente. Allora. Allora, no, poi ci sono anche realtà illuminate tipo Apple che fa gli accordi con A24 e producono insieme pellicole che vanno al cinema, che sono pensate per la sala cinematografica e poi vengono distribuite in streaming eh, appena dopo, un po' dopo su Apple TV Plus, per dire no? Cosa che Netflix sta cercando pian piano di fare anche se ha più l'obiettivo di calcare sulla piattaforma streaming. Però, per esempio, c'è stata la mano di Dio e un film che è stato. Distribuito e appare abbia fatto anche su 3 milioni e mezzo perché lei che abbiamo detto perché, per cui... perché io e Berni perché io e Berni ce l'abbiamo con Netflix così capisci? Eh, passiamo dagli amichetti ai, ai, ai grandi eh, perché c'è cioè, perché io trovo che potevano fare un'eccezione in questo caso. Cioè, io trovo che non dare i risultati in questo momento storico di, no, che non, di non permettere di sapere a noi, a noi addetti ai lavori. E al borghese, poi a cui noi andiamo a rompere le scatole dopo che abbiamo avuto l'informazione, chiacchierando come stiamo facendo adesso, mandare non far sapere che Sorrentino ha fatto in un momento del genere, no? Tipo 5-5-5, 6-6 e 2, come noi speriamo e come noi immaginiamo che possa aver fatto, non, aver, non volerlo far sapere per me è stato un grave errore. Eh, è ma Netflix dove. ha una cultura aziendale proprio ha una missione e ha delle regole aziendali eh, che l'hanno che l'hanno fatta diventare il primo la prima piattaforma streaming al mondo cioè, proprio grazie a queste regole, no? Ma sono regole che cioè, ci sono scritte quando tu vieni assunto. Ho in Netflix, Io devo studiare questa specie di Bibbia e questa, la prima parte di questa Bibbia è esiste solo la piattaforma streaming. Il cinema non esiste e non si in può questa ambiguità, però poi lavorano con dei registi che impongono in un certo modo no? e... e poi entrano nell'NPA e, e nel Nanica in Italia. Il cinema. Eh, I cinema diventeranno sempre meno. Adesso lo so che è irritante questa cosa perché a Roma siamo pieni di cinema, ma eh, in, in altre zone d'Italia non no, ci sono tanti cinema. E quindi eh, leggevo appunto, ah ma Don Luca, Up, ma dove l'hai visto te? Ma dove l'hai visto te? Ma Don Luca Up è uscito solo a Roma, ma forse e anche amico. a Milano stava in una sala, cioè, ed è uscito per due settimane. Io ci feci l'apertura sul messaggero, ma a che cazzo serve? Non ho aiutato, io non ho portato gente con l'apertura della pagina del cinema del messaggero. Cioè, mm, e questo accadde tre settimane fa. Andrea, ma... Ma oggi tutti ne parlano perché sta su Netflix e da, una, da eh. 5 giorni tutti stanno parlando di Donblook Up. Sì. Eh, però vabbè, comunque tu, adesso chiudo perché poi io devo andare assolutamente. Eh, sì. Questo per dire però che nel 2021, più di quanto avrei preferito, però il 2021 è stato un anno di transizione, veramente, realmente di transizione, cioè si, abbiamo inciampato, letteralmente inciampato in continuazione e adesso c'è quest'ultimo inciampo, però è di quegli inciampi che dici, ok, adesso non cado, vedi? Per cui abbiamo un sacco di contagi, ma si sta cercando di tenere aperte le attività, di, di fare tutta una serie di cose eh, con diciamo la, 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 questa sorta di, come si può dire, di bolla di sicurezza che abbiamo intorno, che è il vaccino. E io sul, 20, sul 2022... Anche per una realtà come la nostra, spero che ci siano delle belle novità. Quello che posso dire è che nel 2021 noi abbiamo preso questa decisione molto bold, molto coraggiosa di aprire Betis Plus, ed è una, ed è una decisione che, della quale io sono orgogliosissimo. Ieri ne parlavo con Stefano Monteduro, il nostro mitico guru che si occupa dello sviluppo. Ehm, perché cioè, stavamo vedendo un po' i numeri, stavamo vedendo che cosa converte di più, cosa converte di meno e così via. E la, la notizia per noi più interessante è che ogni giorno c'è qualcuno che si abbona. Sono sempre numeri, certo non sono milioni di persone, ma ogni giorno ci sono dei nuovi abbonati. E vi assicuro che non è una cosa scontata. Non è scontato perché l'informazione, pagare per l'informazione, soprattutto per leggere delle critiche o guardare delle video recensioni, non è scontato nemmeno in Italia, cioè soprattutto in Italia. Quindi vedere che c'è una costanza per noi è, ci dà molto incoraggiamento sul fatto che abbiamo preso una decisione, sì, rischiosa, ma per noi importante e fondamentale perché basarci sulla pubblicità, oltretutto, di cinema. Non è, non è fattibile e non, non ha neanche senso visto che dobbiamo cercare di guardare non al domani ma al dopodomani ai prossimi dieci anni di BetTest io vorrei poter guardare i prossimi vent'anni di BetTest chissà se ci saranno ancora i siti internet tra vent'anni come facciamo a saperlo? aiuto per cui già il fatto che ci sia che questi sei mesi di BetTest Plus ci stiano dando queste sicurezze queste, queste indicazioni è fondamentale quello che abbiamo capito mettendo per esempio le video interviste di Francesco, è che nei prossimi ehm, mesi faremo ancora più video interviste, faremo anche altre cose che vi, che vi proporremo, che vi offriremo, in modo che Betis Plus vi, dia, eh, vi, vi faccia, faccia capire a chi già non l'ha capito e, chi ha, e, chi, e, e non a chi ha deciso che deve fare Betis Plus per sostenerci, ma a chi lo deciderà perché è realmente interessato anche a, a vedere dei contenuti che magari prima non lo interessavano, non lo so, arricchire l'offerta. Quindi nel 2022 sicuramente metteremo più cose sotto plus e arricchiremo quell'area lì e, e chiaramente di conseguenza speriamo di poter arricchire anche l'offerta editoriale e tutto il resto. È stato un anno incasinato per tutti, credo, però, ripeto, ci ha dato secondo me anche delle soddisfazioni, ci ha dato delle indicazioni sul futuro. Quindi eh, a chi già non si è abbonato, dico abbonatevi. Potete farlo anche qui su Twitch direttamente con il vostro Amazon Prime. Quindi a gratis, ricordandovi che dovete rinnovare ogni mese poi l'abbonamento. E poi accedete alla nostra, al nostro sito, in alto a destra c'è sito Accedi con il vostro login di Twitch, è sostanzialmente gratuito. Altrimenti 9,99€ per un anno, non al mese, 9,99€ per un intero anno di Betes Plus e potete vedere tutti i contenuti del sito senza pubblicità che credo che sia un bel vantaggio per tutti oltre che appunto i contenuti che stanno dietro questa, questa specie di paywall quindi le video interviste, le video recensioni, le recensioni e, e certi, certi approfondimenti tutti i podcast che facciamo, ne faremo ancora di più quindi insomma, vabbè, questo era per dire che è stato un anno strano ma <ride> rispetto al 2020 che ci ha un po' colto di sorpresa eh, quest'anno nonostante gli inciampi secondo me abbiamo preso una direzione precisa per cui... Continuiamo così, Francesco, vero? Molto bene, molto bene, molto bravo. Eh sì, io adesso un anno... vi saluto. È eh. complicato. Vi devo vai, vai, vai. Appuntamento domattina alle 10 con l'ultimo bed and breakfast, così facciamo un'ultima un chiacchierata proprio il 31 e leggiamo le notizie e, e ci salutiamo, insomma. E Francesco, adesso lascia la parola a te per parlare dei film e poi ci sarà un ospite, no? E poi ci sarà Paola Randi, l'unica e sola regista della Befana Vien di Notte, che è uno dei film di cui parliamo oggi. Bravo, Andrea. Io, appunto, aggiungo solamente che Andrea ha perfettamente ragione. Soprattutto questa idea che eh, sia sì, un abbonamento molto, molto affrontabile dal punto di vista economico perché 9,99 in un anno e vedi tutto quello che facciamo, ti possiamo fare anche schifo, però ogni tanto. Ci sarà pure in 12 mesi con tutte le cose che facciamo, qualcosa di interessante. Quindi è una questione veramente culturale legata all'editoria. Andrea fa editoria, è un'editoria indipendente. L'editoria indipendente ha bisogno, come accade ai tempi del Fatto Quotidiano, di essere sostenuta. La fondazione del Fatto quotidiano di essere sostenuta da chi crede in, in noi, in quello che facciamo, per essere completamente indipendenti, per, per tornare. Diciamo per continuare. Resistere nell'indipendenza perché, perché le pubblicità è un gioco che a volte diventa anche a, al massacro e, ed è un, non è più sostenibile. Sono totalmente d'accordo con Andrea. E, e soprattutto diciamo, se si vuole fare cose ancora più fighe, insomma, investire di più anche su. Su chi scrive, perché non è che sia una cosa proprio semplicissima. No, è, è un lavoro, è un lavoro <ride> ed è un lavoro che ed è un lavoro e, e va pagato perché le persone poi se non vengono pagate, se una persona non viene pagata e, e continua a, a fare questa cosa, eh, diciamo, a va male da un punto di vista psicologico, va male per, per tutti proprio, cioè non, non si può fare. No, no, lo dico perché nel mio ambiente ormai è così, e quindi ogni volta che vedo anche soprattutto, io, io un po' mi sono salvato. Anche se però, un po' mi sono salvato. Io vedo i colleghi più giovani che ancora non capisco come facciano a pensare che, di potercela fare e mi mettono una grande tristezza perché magari sono dei grandi critici. Ci sono dei grandi critici tra loro, molto più bravi. Eh, ma questo è un, grande, è un grande si perderà tutta una generazione: modo. tutta una generazione si perderà. E, 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 e quindi questo mi motiva ancora di più nei momenti in cui voglio scappare in montagna, ehm, perché ci sono anche questi momenti. Eh, a dire eh no dobbiamo rimanere qua perché se rimane qua se rimangono quelli che dicono che è bello diabolic poi alla fine <ride> se rimane quello del corriere della sera da solo quello della repubblica eh, finiamo poco male ok bene. va bene e quindi <ride> sono costretto a rimanere Grazie volevo dirvi che domani esce la classifica di francesco lò sul 2021 con tratto sarà open per tutti gratis Free. per lui è viva, è il regalo di fine anno Free. Free. va bene? io vi saluto grazie Andrea, un bacio, allora, buona serata un bacio. che bravo Berni. cioè è un uomo noioso eh? diciamo, adesso che è andato via eh, che non sente eh, ok allora eh, però insomma è un editore che permette ci permette di lavorare va bene è un grande editore, io devo dire che l'approccio che voi avete in Italia non c'è nessuno, mi impegno alla professione, mettete questa... che carino, che carino Fabio, grazie, grazie, e poi c'è Martina, e poi c'è Fabio Poraccio, che si sta recuperando le video recensioni del coglione, grazie, 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 grazie a tutti i nostri amici, eh, l'anno scorso eravamo con Berni a fare i regali, eh... Maestro, ma quale maestro? Dart von Trier, però c'è un bellissimo nickname. Io ti seguo dal 2012 almeno. Pensate, dove ero nel 2012? Come te, so cominciato nel 2014. Stavo finendo la NUCT Stavo sì, stavo finendo la NUCT Vi per Virginia, grazie Virginia. Io che sono stato uh, sgradevole e ho fatto una gaff clamorosa nei tuoi confronti. Ti ringrazio per questa tua gentilezza. E, eh, e simpatia va bene ok allora fra poco avremo una grande regista italiana con la quale ci divertiremo moltissimo perché quest'anno è stato l'anno delle registe e, e quindi è stato l'anno delle donne al cinema ed è una cosa che a me entusiasma se fossi una donna mi tasterei costantemente il seno no questo lo diceva Steve Martin e molti per anni pensarono che dicevano che era di Woody Allen, una battuta, invece no, di Steve Martin, Se io fossi una donna che vuole far cinema adesso eh, sarei molto più ottimista rispetto a 5 anni fa, 10 anni fa. Non parliamo di 15 anni fa. Allora basta essere semplicemente empatici e fare questo transfert e anche simularlo. E, All'improvviso arriva questo 2021 che, con tutte le difficoltà che ha avuto, però ha dato questo elemento importantissimo. Non è mai successo nella storia del cinema che due registe vincessero eh, uno dopo l'altro i due festival più importanti dell'anno e sono Cannes e Venezia, Audridi Juan Venezia, Giulia Dupournò. Uh, e, e, e non era mai successo nella storia del, non era mai nella storia del cinema non è, e non era mai successo nella storia del cinema che due registe vincessero eh, un anno dopo l'altro la mostra del cinema di Venezia, ed è sempre successo quest'anno con collegamento al 2020 con eh, il collegamento tra Chloe Chao e Audrey Di Wan. Quindi, questo è una, una, un, aspetto, una, 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 un aspetto della contemporaneità che mi esalta che era necessario che arrivasse e che è un simbolo di civiltà, è un simbolo di miglioramento. Molti maschietti rosicano, io sono esaltato invece da tutto ciò e soprattutto quando vedo film della bellezza di Titan e la scelta di N. Uno dei due è entrato nella top ten di questo deficiente. Um... <ride> Che è peggio di quella di Dio, è peggio di quella di Dio. Poi la mano di Dio io penso sempre ai cut out di, di Terry Gilliam, no? la mano che esce, capito che fa qualcosa eh, dal cielo, va bene? Ehm, che ti fulmina, che ti uccide anche nel senso della vita. C'era un incenerimento dal cielo, grande nonna. Avevo invitato mio fratello quando ti aveva incontrato e scambiato, pensa come stai messo male, e scambiato qualche parola durante l'anteprima a Roma di Hobbes Show. Pensate. Eh, eh, basta, con questo maestro. Oh, dai, su mi mette in imbarazzo. Non, niente, maestro. Niente, maestro. Beh, insomma, signori, eh, fra poco avremo Paola con noi e ci divertiremo moltissimo per sfruttare quello che appunto scrive Dart von Trier. Diciamo che di questo 30 dicembre si potrebbe parlare molto, perché sono dei film interessanti. Eh, la Befana vien di notte 2, eh, le origini, è una stronzata, la cocaina di fotte al cervello, questo è il mio amato Tony Pisapia, è nell'uomo in più, <clears throat> ed è, è una stronzata che Nicola Guaglianone non vuole fare i sequel, è lui stesso per fare propaganda, l'Aida di se stesso, ed è, è, è diciamo... Mh, eh, ammucchiarsi con quegli psicopatici che pensano che Sequel sia peccato. Appunto, leggevo poco fa un commento molto acuto su questo, chiamiamoli, vabbè, noi li chiamiamo sempre nello stesso modo. Però insomma, eh, questa visione così arcaica e crociana da Benedetto Croce di qualsiasi tipo di appunto perdita di anima eh, quando si entra in relazione con mh, una. Uno sfruttamento commerciale di un qualcosa che è anche anti-intelligente, anti-artistico, anti-istorico, perché l'arte è sempre andata a braccetto con il commercio in, in più di una circostanza della storia dell'umanità. E beh, insomma, quelli erano contenti quando Nicola Guaglianone diceva: No, io non li faccio, sì, quelle inutili che dice: Io non li faccio, sì, quelle. No, non è vero, invece lui li fa è semplicemente che non vuole fare i sequel con Gabriele Mainetti adesso abbiamo il quadro abbastanza chiaro l'abbiamo capito anche definitivamente nella vita intervista con Mainetti quindi è una questione anche proprio testicolare è una questione maschile ed è una questione quindi tristissima perché non c'è niente di più triste degli uomini e gli uomini si dividono e invece Nicola Guaglianone non, non, non è vero che non vuole fare saga a lui gli piace moltissimo la saga la fa però l'importante è che non ci sia Gabriele Mainetti diciamo lo scherziamo e lo prendiamo in giro, ma è la realtà, perché Guaglianone ha fatto un ottimo percorso con questa Befana, il primo film di Soavi era molto brutto, ma l'idea era così forte, il concept era così forte suo, la Befana è un nostro mostro, la Befana è una nostra creatura, mostro in senso etimologico, potente, demone, e come dire, mh, protagonista del folklore italiano, è nostra, e Ci voleva uno sceneggiatore brillante come Nicola, eh, e un italiano colto, diciamo, un, un, un artista piuttosto colto e intelligente come Nicola Guagliarone. ci voleva lui per capire questo. E, e quindi eccola là che la Befana e il successo della Befana Mian di notte di Michele Soavi, grande regista visionario ai tempi della morte dell'amore, e le sue collaborazioni con Dario Argento il, delle sue collaborazioni con Argento. Il mio preferito è. La chiesa, che è bellissimo, un bellissimo film. Ebbene, insomma, era brutto il film di Michele suavi i bambini erano plasticosi, sembravano usciti, erano una brutta copia di quelli di Harry Potter. E Paola Cortellesi era molto rigida come sempre, e l'effettistica non era particolarmente vivace. E, e tutto era molto statico e, e non particolarmente coinvolgente però il concept era così forte che fece 9 milioni al botteghino prima si parlava con Andrea appunto di, di che cos'è cinema di cosa può attirare quindi l'idea aveva funzionato e se era presa un'attrice molto importante italiana adesso guaglianone che non è vero che non vuole fare saga non vuole fare la saga, le saghe con Mainetti ma le sue saghe se le vuole fare, è come se se le vuole fare. E quindi La Befana viene di notte, due, eh, le origini, come si intuisce anche dal, dal titolo, non mostra, un Nicola Guagliano non è particolarmente contro il concetto di sequel, e anche se è un prequel. Siamo nel XVIII secolo, in una, è molto romanaccio, anche più delle mie video recensioni, e c'è questa Zoe Massenti che fa Paola, che non somiglia per niente a Paola Cortellesi, che tu non puoi proprio immaginare che possa diventare una, una Montessori e quindi una mh, anche una rigida per non dire repressa, eh, è molto lasciva. È molto languida. È una coattella ladruncola. Enzo Cercottina perché mh, Guaglianone rifà. Lo chiamavano Gigrobò. È eh, anche lì, va, non era meglio andare avanti? No, vabbè. Comunque so, lo rifà. E quindi lei è identica a Enzo Cercotti. È una ragazzina che. Che, che ruba, la prima scena è molto divertente lei sta per rubare con, con uno purtroppo con un maschio vicino che gli dice no, dammi un bacio ciccione eh, comunque sovrappeso eh, dammi un bacio, dammi un bacio lei è un po' ammorbata dalla, dalla presenza di quest'amico in realtà è una eh, è anche più antipatica di Enzo all'inizio di Gigrobo eh, perché è meno sfigata ed è una ladruncola eh, individualista eh, che Appena entrerà in contatto con il, il potere della polverina magica, che è realmente appunto, che è usata come, delle, come una polvere da sparo da inserire in delle fiale, che sono come i proiettili degli shotgun dei film americani, che tu ti metti nella. che tu ti infili in questi cinturoni western, allora già un film italiano che somiglia vagamente a, 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 a quelli di quelli bravi perché si ricorda che c'è l'arte del dettaglio nel, nel cinema fantastico e quindi già un film italiano che si concentra su un cinturone, si concentra su un proiettile, su una volve, sul concetto di far diventare una fiala un proiettile è già qualcosa per cui piangere, è, è già qualcosa di... Ehm... <ride> non scrivere cose ironiche che, mi fa, che sto cercando di fare il critico. E, e quindi e soprattutto lei è molto molto divertente. Certo, non, è impossibile che possa diventare Paola Cortellesi Zoe Massenti crescendo. Però vi innamorerete penso di Zoe Massenti se andrete a vedere appunto la Befana che è anche molto incasinato, molto caotico e molto denso di racconti di storie e di avventure. Eh, ed è un film molto più bello del primo con uh, il personaggio di Fabio De Luigi che è un, un marchese eh, capo delle guardie che appunto entrerà in contrasto con questa ladruncola ma chi, chi mi ha fatto impazzire con Monica Bellucci siamo a tanto così dalla perfezione perché mh, si è fatto un lavoro di cambiamento di Monica Bellucci però andando incontro alla grandezza di Monica Bellucci, questo anche molto, è anche molto femminile, è molto intelligente ed è colto come lavoro, quindi vedrete una Monica Bellucci un po' svagata, un po' rincoglionita, in realtà è Dolores, questa strega del bosco che ha i capelli bianchi di Geralt, di, di The Witcher, sia del Geralt del gioco, sia del Geralt della, della serie televisiva, se state seguendo la serie o di tutti e due, insomma se siete degli appassionati di tutti e due, e, e quindi vedere Monica Bellucci col capello bianco che parla in francese, stordita, che eh, è molto dolce. In un momento del, de, dell'anagrafe di Monica Bellucci in, in cui è arrivata, è giusto ed è intelligente capire che Monica Bellucci sia una fata protettrice della... dell'innocenza. Dell della... E quindi è anche una specie di di mamma adottiva di un gruppo di orfanelli nel quale si va a inserire anche l'antipaticissima Paola di Zoe Massenti che oh, questo è per me, questo è tutto mio oh, a me mi interessano solo le cose mie è parlato molto in romanesco, anche più di Gigrobò però insomma vedrete molto divertente, molto divertente se io fossi una se io fossi una donna sarei felicissimo perché potrei far cinema molto più facilmente in questo 2021. Quindi, questa è una cosa che. Mi... Se io fossi una bambina di dieci anni mi gaserei da morire andando a vedere La Befana Viene di Notte 2 Le Origini, perché finalmente c'è una ragazzina che fa l'eroe. Non c'è Tom Holland, non c'è Statimo di Chalamet Rachitico nello spazio, no, c'è una giovane donna. Cattivella, molto bella, eh, molto intraprendente, resistente, forte. Uscirei dal cinema gasatissimo, gasatissimo. E quindi <ride> questo mi piace moltissimo. E però è, è esattamente questo: è esattamente arrivare a capire che Monica Bellucci, che viene sognata, mai dimenticarlo, da un signore di nome David Lynch nella terza stagione di Twin Peaks, e non è che David Lynch dice: Io so, ho sognato ieri una bella donna mediterranea con l'occhio nero, alta però imponente, formosa. No, David Lynch dice: Io ho sognato Monica Bellucci. Il guaglianone è uno di quelli che le capisce queste cose. E soprattutto se riguardano la sua saga non quella da condividere con Mainetti lì poi lui parte ed è molto molto produttivo ed è anche molto produttore è molto è molto acuto Nicola su questo e eh, capire che Monica Bellucci a quel punto diventa finalmente mi permetto di dire anche diversa rispetto a ciò che è accaduto in passato per l'anagrafe per l'anagrafe per lo status che ha raggiunto e la fa diventare questa mamma dolce. Io poi, Monica Bellucci, proprio ho una passione per lei, eh, l'ho beccata a Torino che ha fatto questo film mezzo sperimentale molto affascinante in cui lei eh, interpretava in un certo senso la Eckberg di, eh, della dolce vita. insomma, è, è un'attrice un che noi ameremo sempre di più, questo vi voglio dire. È un'attrice che noi ameremo sempre di più, un'attrice che, ehm, come è successo con Sofia Loren, eh, noi, noi la, la proteggeremo, la coccoleremo, la, 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 la custodiremo sempre di più anno dopo anno. Di questa cosa si sono accorti gli realizzatori del film. e Allora ecco perché è importante ed è bellissimo vedere Monica Bellucci che lancia delle magie contro dei maschi orribili, per esempio, è molto importante. Insomma, mi è piaciuto il film, si intitola La Befana Vien di Notte, alla regia c'è Paola Randi. Mo' scrivo a Paola perché fra poco Paola dovrebbe arrivare. Anche Paola Randi è chiave. Eh, anche Paola Randi è chiave perché è una, perché è una regista. Che, perché vorrei sapere quante altre donne registe hanno avuto il, la fortuna di avere un budget così forte come Paola Randi. Eh, in questo caso, perché visto, eh, diciamo, sono questi giorni in cui abbiamo pianto la scomparsa di Lina Vermuller, forse la Vermuller, nel momento di sua massima forza, anche con il rapporto al cinema americano che l'ha idolatra, e che, mai dimenticare che Lina Vermuller è stata la prima regista a essere candidata all'Oscar per Pasqualino Sette Bellezze, che faceva vomitare Bile Verde a Nanni Moretti in suo so, autarchico due anni prima, le portò bene, diciamo e invece io penso che, ammazza è già arrivata, eh, ma, ma sei una strega, sei? no guarda non ti sentono gli amici, stai in anticamera, ti stavo facendo la presentazione, eh, io penso che, ma ne parlerò anche con Paola, questo è compito anche di noi storici, che una regista nella storia del cinema italiano, una regista abbia avuto la, 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 la fortuna, grazie alla sua bravura, di… Uh, divertirsi come una pazza con un budget molto alto, forse Paola Randi, e questo ripeto è compito di noi storici, di noi dobbiamo farlo noi il compito, ma ce la faremo Paola. Arriveremo a dire sicuramente diventerà un dato se Paola Randi è la regista italiana della storia del cinema italiano che ha avuto il budget più alto con il quale ha lavorato. Stavo ricordando Paola che forse una Vermuller. Forse una Vermuller di Travolti, non lo so, che era un film anche che aveva delle location particolari, eh, e Giannini e Melato che erano insomma diventati molto grandi, po potrebbe batterti, non lo sappiamo. però e stiamo ricordando una grande donna, appunto. Lina Vermuller, quindi eh, bando alle ciance abbiamo ho detto quanto mi è piaciuto la Befana Vian di Notte. Ho detto che se avessi avuto dieci anni e fossi stata una bimba di dieci anni in Italia, sarei uscito da questo film facendo le capriole perché questo è quello che si ottiene eh, e quindi facciamo entrare questa regista che io adoro e sono molto felice soprattutto che Paola Randi sia arrivata a questo film perché si devono un po' rompere gli schemi ragazzi, perché dobbiamo prendere questi qua che magari hanno fatto Into Paradiso, Tito e gli Alieni e hanno dimostrato di essere bravissimi e anche un po' pazzi e li dobbiamo buttare dentro il mainstream come fecero loro con Tim Burton ai tempi de, de, di Batman. Questa è l'operazione che è stata fatta con questa matta qua. Ecco qua. Ciao! Ciao Francesco, ciao a tutti, Ciao, mi piace moltissimo, è tutto sternato e tutto spintato dietro di te. E... Sì, è visto perché c'ho l'iPad, aspetta. Eh. Allora, no, no, guarda. mi piace. Vedi qua c'è la mia vecchietta, quella della Madonna della Frutta. Eccola! Non so se la vedi. Certo, stuendo. che è un corto che ho fatto tanto tempo fa. Questa è una foto che fece Pachimeduri all'epoca. Pachimeduri grande scenografo, grande scenografo, ricordiamo Pachimeduri, appunto. Ok. Allora Paola, eh, ci sono anche i commenti dei nostri amici che il film eh, esce proprio oggi, si intitola La Befana via di notte le origini, io mi sono divertito come un pazzo eh, soprattutto due cose mi hanno fatto impazzire, Zoe Massenti e Monica Bellucci. Voglio Allora lei è, guarda, mi piace da morire l'inquadratura di lei che si immagina. Mi... Siamo sempre prigionieri delle fantasie di noi uomini. Vedere una fantasia di una signora, di una giovane signora, eh, laida però, eh, infantile pure lei, un po', un po' cialtrona, un po' balorda. Ecco quello che mi piace di Zoe Massenti: è balorda, è balorda e cialtrona fin dall'inizio, e ha questa fantasia. Appena sente che, può forse, che forse è entrata in collegamento con qualcuno, con delle magie, con delle cose, Paola Randi crea questa immagine stupenda. Che mi ha ricordato i Pirati dei Caraibi, in cui lei si immagina al centro di tutte queste monete, sta lì un po' lasciva, sciva, seduta in mezzo a tutte queste cose, tutte, tutto questo tesoro. Senti, voglio veramente chiederti come hai lavorato con Zoe Massenti e come sei arrivata a questo personaggio così, così preciso. È così entusiasmante. Allora, guarda, intanto eh, mi fa molto piacere che tu abbia citato in particolare quell'immagine, perché quella nasce proprio da una cosa un po' magica che è uscita fuori su questo, su questo progetto, che è la collaborazione eh, con Guaglianone Menotti, in particolare con Nicola, che è un geniaccio come tu sai, e che insomma, noi ci siamo incontrati ai nastri d'argento e io gli ho detto guarda a me piacerebbe veramente tanto lavorare con te e quindi questa è stata l'occasione perché lui è, come tu sai benissimo è un citazionista pazzesco cioè ha questo è il mondo del cinema proprio dentro di sé e quindi di conseguenza fa grandi citazioni quella in particolare è una citazione di un film western Sergio Leone addirittura che poi io ho tradotto eh, in maniera befanesca, ecco diciamo Zoe Massenti l'ha notata ovviamente Nicola su TikTok eh, e mi dice guarda c'è questa ragazza pazzesca su TikTok che secondo me è perfetta per il personaggio eh, io vedo quello che fa su TikTok e dico va bene facciamole un provino no? facciamo questo provino Zoe inizia e poi a un certo punto io le do un'indicazione e lei la coglie immediatamente e subito trasforma il personaggio e insomma per uno come me che ha lavorato insomma, tante volte poi mi piace lavorare con diciamo così le attrici e gli attori neofiti e giovani eccetera questa e bambini anche ragazzini questa è una dimensione chiara ragazzini. di eh, dutilità, di, 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 di plasticità e di talento no per cui era chiaro che si poteva fare un grandissimo lavoro per cui lavorare con Zoe è stato bellissimo poi noi abbiamo sempre, cioè io in particolare e altri miei colleghi e colleghe abbiamo un'arma segreta che è una coach pazzesca che prepara le attrici e gli attori che si chiama Tatiana Lepore e che è anche una grandissima attrice. Quindi nelle abilissime mani di Tatiana e poi che prepara appunto questi ragazzi che arrivano poi a farsi dirigere con grandissima uh, facilità e, e anche divertimento. È stato molto bello. Poi lei si è molto lanciata, a Zoe, nel senso che è una professionista serissima perché queste cose di TikTok, cioè che per una della mia generazione sono complesse da comprendere, invece sono delle vere e proprie cioè delle cose da professionisti, insomma, veramente pazzesche, un grande disciplina. E lei è una che ha moltissima disciplina oltretutto, per cui che studia, che, che lavora in maniera molto seria e però si butta con grande gioia in mezzo a tutto e a tutti e ha un grandissimo carisma per cui eh, nel gruppo dei bambini meravigliosi che, insomma, con cui ho avuto la fortuna di lavorare lei è diventata subito un punto di riferimento, capito? per cui erano molto uniti, era molto bello il gruppo di bambini è molto bello eh, sono molto vere le facce sono molto belle le, le rivalità sono molto belle gli odi le psicologie perché appunto eh, Senti interpreta Paola una, una ladruncola cialtrona, balorda, un po' bastarda individualista classico personaggio di Guaglianone eh, che poi appunto compie un viaggio e in questo viaggio eh, ne succedono di tutti i colori Monica Bellucci mamma mia allora Monica Bellucci oltre a essere vabbè, insomma, tutto lo sappiamo, un'icona internazionale, una diva, ha lavorato veramente con tutti i più grandi, cioè, una cosa straordinaria, è oltretutto una donna eccezionale, incantevole, di grandissimo cuore, di grandissima generosità. Intanto si è tuffata dentro questa avventura veramente con proprio col cuore, perché eh, è stata lei ad avere l'idea no? dei capelli bianchi perché voleva portare insomma un tipo di femminilità diversa, più matura sullo schermo, e altrettanto ha sposato con grande senso dell'umorismo oltretutto questo personaggio, perché ha giocato su alcune delle sue caratteristiche. Eh, e in più ha avuto. Uh, questo bellissimo rapporto sia con Zoe, che era incantata, cioè arrivava Monica e Zoe era <ride> completamente incantata proprio, eh, sia con i bambini, eh, sia con Fabio De Luigi, che è un altro attore straordinario, e tutti gli altri, per cui era veramente divertente e, e bello e coinvolgente. Insomma, lavorare con lei, guarda, veramente una scoperta: cioè una scoperta. Come attrice lo si sapeva, come icona lo si sapeva, ma veramente come persona l'ha scoperta Monica, meravigliosa questi, questi momenti in cui anche un po' rimbamb dolcemente rimbambita suavemente rimbambita la, la vediamo e la sentiamo parlare in francese erano presenti in, in copione? Eh? No, in realtà no e, lì in realtà eh, Nicola come su tutti i personaggi voleva un, una, una cadenza, una sporcatura dialettale, no? che infatti su cui abbiamo lavorato e che infatti è presente, però, questa cosa del francese, che è una cosa che è nata un po' eh, appunto da, da, dal lavoro sul, sul personaggio, secondo me era perfetta. Quando comincia poi quella, eh, quella cosetta di, 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 di tip tap, no? quella specie di giro di valzer con De Michelis, eh, ovvero Fabio De Luigi e Marmotta, mitico Herbert, Herbert Ballerina. ballerina. E con, con i bambini sotto, no? che eh, ti sdrammatizza da un lato la scena e la porta su un, un tessuto molto divertente, molto soave, leggero. Ecco, secondo me, è lì è, è venuta fuori una, una chicchetta deliziosa. Quella... Sì, sì, sì io l'avrei voluta anche un po, più, eh, un po' più, però per me io ho detto, secondo me siamo tanto così dalla perfezione con la Bellucci, perché? Perché Bellucci è pazienza, è vero, è perseveranza, è dolcezza, ti, ti trasmette tutto questo è... e poi soprattutto siete stati dei geni a usarla perché Bellucci è un sex symbol che però è sopravvissuto al desiderio di noi maschi orribili. E ha questo antagonismo e su questo forse io avrei voluto un po' di più. C'è l'ha lei l'antagonismo qui perché lei, Dolores, vabbè, insomma, senza svelare troppo, Dolores farà però io non lo so. Mi sarei eccitato, forse mi sarei spogliato del tutto, sarei impazzito, sarei andato Paola verso lo schermo se l'avessi la, se, se vista ancora un po' più, eh, diciamo, rabbiosa, va bene? Perché Bellucci, effettivamente, non può essere rabbiosa perché è una sorta di. Anch'io quando l'ho incontro dal vivo, cioè è vero, ha ragione. E Dio a... si arrabbia anche lei eh? quando si arrabbia nel film. Tra l'altro, le conseguenze sono piuttosto importanti perché noi dobbiamo ricordarci comunque che questa è magica. Questo personaggio, quindi, quando si arrabbia, Ad non no, è come adesso. dire ci arrabbiamo noi e famo una scenata, capito? cioè quando si arrabbia lei si muovono cose importanti, però è <ride> così, così una... saggia. È così saggia, è come Gandalf, esatto, è così saggia che sa benissimo che non deve arrabbiarsi, sa benissimo che non deve arrabbiarsi, perché se si arrabbia poi appunto sono dolori. È sì. Son dolori, sì. Sono dolori <ride> perché questa cosa stupenda, che è, è sempre molto triste, soprattutto da critico di merda, dire, ah, la fanno gli americani. Guarda, ogni volta che dico questa frase mi intristisco, però purtroppo è vero. Questa cura per il dettaglio, per questo tipo di film, eh, voglio dire... E cioè la fiala proiettile dello shotgun da inserire nel cinturone, che è una cosa, ripeto, che mi ha fatto impazzire. Eh, quanto ti sei divertito a farla? Era molto presente in sceneggiatura? Certo. Era presente in sceneggiatura. Poi diciamo che a me faceva piacere cavalcare eh, e anche insomma, amplificare ove possibile lo spirito un po' western. Perché secondo me lei, che è un personaggio combattente, doveva essere un personaggio anche un po' proprio western, non so come dire, e quindi c'è questo pastrano, no? il cappello, eh, questo cinturone con dentro le cartucce che era bellissimo e quindi sì ci abbiamo lavorato e ho lavorato insieme con Nicola devo dire che la collaborazione con Nicola è stata molto molto divertente era una delle cose che mi aveva proprio spinto a diciamo, accettare con entusiasmo questo progetto perché eh, abbiamo dei punti di visione comuni molto che, che io comprendo molto bene per cui mi sono molto 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 divertita a entrare nella sua, nel suo mondo completamente folle perché anche lui Comunque è bello fuori, per cui ci si capisce, insomma. <ride> ci si capisce, no? Io immagino la vostra cosa sia molto bella, il vostro incontro sia molto bello perché poi tu sei una pazza milanese e lui è un pazzo romano, quindi è bellissimo, francamente, appunto questo incontro e io sono molto felice. Ti... Ci hai mai pensato, Paola, a questo fatto di, di entrare nei Guinness, di essere la regista italiana che ha lavorato col, dal, col film dal più alto budget per una donna? Dunque, più tuo budget, sinceramente, non lo so, eh, ti devo dire la verità, non lo so. No, però, certo, no, te lo dico, lo credo, dobbiamo scoprire noi, però questa non, idea non lo so, no, mi, mi fa molto piacere di aver fatto un progetto mainstream. Questo sì, pensa che eh, tempo addietro ero stata invitata in un panel a parlare proprio su. Uh, le donne, il cinema, le donne della regia, perché come sai siamo pochissime e c'è un, un deciso problema, insomma, da questo punto di vista. E, e quindi io a quel panel là, ma saranno stati tipo tre anni fa, una cosa del genere, dissi: ragazze: noi secondo me dobbiamo prenderci il mainstream, <ride> cioè dobbiamo scendere in campo, dobbiamo andare verso il mainstream, perché secondo me lì è proprio un'area dove c'è un vuoto nel senso mentre no, dico sul cinema perché sulle serie televisive invece mh, Francesca Comencini insegna testa, esatto siamo partito, super mainstream esatto però sì. sul cinema abbiamo delle autrici pazzesche eh, che vincono premi stratosferici bravissime e tutto però il mainstream è un, un, un luogo dove ancora insomma di donne ce ne sono veramente poche e secondo me eh, non so se sono la prima a fare un film di Natale non ho idea però credo forse quello sì <ride> Non sono mi sa sia quello, però, sa, sia, quello me... sia il budget ba... guarda che anche il budget Paola anche il budget ah, sì, eh, beh sì perché a Comunque, memoria senti, li... è, una, è una cosa importante io penso che, importante. che sia fondamentale insomma anche perché eh, sai quando uno inizia no? poi è come se dicesse al resto del mondo guarda si può fare cioè se esatto. l'ho fatto io lo può fare chiunque, stai tranquilla, vai a tutte le ragazze che volessero fare tipo cinema di genere e mainstream in Italia, amiche, sorelle, si può fare, fatelo. <ride> Quanto, qual, de, qual è l'effetto speciale? Allora, due domande tecniche, tecniche: sia tu lasciati andare, che qua sono tutti cinefili l'effetto speciale pratico sul set che ti è piaciuto di più e l'effetto visivo in post che ti è piaciuto di più allora, a, pratic... a cui ti è piaciuto di più lavorare ok, pratico sul set secondo me tutta la scena direi di, 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 dell'esplosione di Crisoppo e la conseguente trasformazione di Marmotta quella è una scena che io mi sono divertita come una pazza a fare eh, ed è una scena che abbiamo sostanzialmente fatto su set quasi completamente priva di effetti digitali perché c'è l'incredibile trucco no, che hanno fatto di prostetici su, su Herbert e su Fabio cioè Fabio è completamente trasformato e poi c'era questo momento di risata con il push in su, eh, su Crisoppo che al, proprio al momento più bello esplodeva e quella roba lì è una palta vera che abbiamo, che abbiamo messo sulla sedia per cui lui, tipo, funziona proprio quello è un momento melie è <ride> un momento eh, sì. è in ripresa e non, non c'è prima c'è poi non c'è quello è proprio un momento da melie che tu sai che io sono un'appassionata se io potessi fare il 90% degli effetti li farei in ripresa, un po' come ho fatto su Into Paradiso, un po' come faceva, fece Coppola su Dracula, te lo ricordi che meraviglia, tutti effetti in ripresa, quella era la magia della pellicola, io se potessi fare una roba del genere sarei felicissimo. Però il digitale ha sicuramente i suoi pregi e la sua magia. Eh, lì io poi mi sono molto divertita a lavorare per la seconda volta con questo attrezzo che si chiama Makomoko, che è, questo, eh, praticamente è una specie di binario, di carrello, no? dove c'è questo braccio meccanico computerizzato che mh, alza e fa volare gli attori, in questo caso le attrici. E, e lì abbiamo fatto i voli della scopa, eh, quando saltano via, per, per, cioè gli effetti delle esplosioni sulle persone, eccetera, eccetera. E lì è stato molto divertente e credo che di essere, ecco questo è un privato, sicuramente era la prima volta che legavano Monica Bellucci a una faccenda del genere. <ride> Monica è stata fantastica perché cioè comunque è una cosa piuttosto impegnativa perché ti sbatacchi abbastanza di qua e di là. Me la Quindi... immagino. Me la... Perché poi Monica Bellucci ah, io la adoro perché mi dà anche questa età di stanchezza, perché porta questo corpo statuario che è realmente statuario. Sì. Se vi trovate davanti a Monica Bellucci, Monica Bellucci è realmente gigantesca, sì. tutto proporzionato in modo perfetto, ma è, è vero. È una grande donna, cioè una donna grande, proprio. immaginarla e quindi già io la amo per questa sua stanchezza perché proprio portare questa, questa sua presenza, immaginarla che la legano e le fanno, la fanno diventare action hero, action heroine per la prima volta penso che si sarà divertita come una pazza sì. e abbia avuto Ma anche. Ma poi c'è stata un'altra cosa carina con Monica: a un certo punto, noi, nonostante il budget e tutto, comunque sia. La proporzione della sceneggiatura era ciclopica rispetto ai mezzi, comunque, quindi avevamo comunque dei problemi di tempo, no? Quindi la scena, per esempio, tutta la scena nel laboratorio da quando entrano alla morte di Dolores, avevamo per veramente pochissimo tempo per farla, per cui non c'era proprio il tempo di acchittare la sua ascesa, ok? In maniera. Eh, come dire, appropriata, diciamo, come avrebbero fatto gli americani, cioè con tutte le robe, le attrezze, le cose fatte per bene. E quindi abbiamo fatto eh, in maniera molto più empirica, cioè abbiamo messo un cubo e lei, piano piano, è ascesa da sola. E ha funzionato, e lei era divertitissima, perché lei era abituata a fare, appunto, 007, no? non so, le cose ciclopiche. Sì. Quindi per lei era estremamente divertente vedere che comunque sta roba funzionava, cioè che comunque facendogliela fare in maniera così, diciamo appunto, alla paradiso... Eh, in realtà la cosa funzionava sembrava proprio che lei levitasse quindi quella è stata bellissima e lei è stata troppo carina perché cioè, si è presta, lei è abituata a cose mega galattiche si è prestata con grande gioia insomma, a questa piccola sperimentazione casalinga fantastico E il, dimmi l'effetto visivo in post che e tu hai pensato, senti, sarà una palla la post e me adrenalinica però quanto mi piace come è venuto cioè mi piace uh, seguire gli effettisti stare con loro qual è la cosa che ti ha dato più Ma soddisfazione? Poveri, io gli visivo? effettisti degli effetti speciali faccio impazzire perché sono una che insiste tantissimo per avere esattamente quello che ha pensato le dinamiche, la velocità perché a me piace molto perché l'effetto speciale digitale non è soltanto una questione di look generale, ma è tantissimo una questione di dinamica, per cui è importantissimo riuscire ad azzeccare i tempi, le velocità, la reazione, tutti questi mondi qua. Quindi quello sicuramente più complicato sono state le polverine. Perché le, le polverine sono eh, delle, delle cose molto complesse da riuscire a fare agire in maniera pseudorealistica. Perché, capito, il problema è: fa, fa conto, no? Nei miei film, cioè quelli che ho scritto io, eh, ho, mi concedo una libertà abbastanza grossa anche dal punto di vista di approccio, così. Qui invece avevo. Intenzione di essere più classica, diciamo, nell'impostazione registica, e quindi gli effetti dovevano essere realistici, cioè mi, mi spiego meglio, se tu no, fai una capito. cosa alla Wes Anderson no? puoi mettere qualunque tipo di effetto dentro, anche un effetto molto eh, pittorico, stilizzato, grafico, perché eh, rientra in un contesto che lo può accogliere, invece qui no. Hai e fatto quindi, bene, eh, sono d'accordo fare... con questa idea. Perché... Eh, e quindi fare gli effetti realistici. È molto più difficile rispetto a un altro tipo di, 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 di impostazione capito quindi qui er, il problema era proprio come dosare le cose comunque una cosa che mi ha dato grande soddisfazione devo dire è quando si chiude la cupola di fumo sul rogo e cioè la chiusurina della cupolata sì. sul rogo, perché non sì, è venuta bene, secondo me. E I roghi sono una cosa complessa, io ne avevo già fatto esperienza. No, non di così che sembri una, più una più strega di salem, non di, che, non, di che, non di i roghi sono una cosa complessa, io ne ho già fatto esperienza perché sembra che ti hanno bruciato a me Sempre. continuamente, ma non è vero, ma non è vero perché una delle caratteristiche più belle di Paola Randi. Eh, pur essendo donna e quindi potrebbe averne potrebbe averne di lamentarsi scusa mi parla io ho so qua gente che S sono in collegamento con paola randi esci che l'hai anche conosciuta esci per cortesia non mi fa fare tutte figure è la, è la donna che si accompagna a me purtroppo Vabbè. comunque ehm, una delle tante caratteristiche belle di paola è che eh, appunto uso questo humor becero, pur essendo donna in Italia, e ne avrebbe ben donde, non si lamenta mai. La Randi è una positiva, è assolutamente una bicchiere più mezzo pieno che mezzo vuoto, e questo, devo dire, è molto interessante. Conosce, avendo, io ho avuto l'occasione eh, di conoscere la signora brevemente, in due o tre momenti, però, insomma, questo è, 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 è quello che, che viene fuori. Eh, ottimo Paola, senti, eh, ti sei divertita? Eh, il film è anche molto ricco, molto ricco di scene, molto ricco di situazioni, denso, denso, l'ho detto... Quale... Sì, sì. Porca vacca, porca <ride> vacca, sì. quanta roba c'è dentro la Befana e notte. Mi Io racconto che oltretutto per sempre per problemi legati comunque alla ricchezza della sceneggiatura, qualcosa abbiamo dovuto eh, tagliare sempre insieme a, a, a Nicola. Però, se devo dirti la verità, a me è spiaciuto perfino tagliare quelle scene lì che abbiamo tagliato. Però era proprio assolutamente impossibile farle, nel senso con quello che avevamo a disposizione: i di tempi, di mezzi. Anche perché tu pensi che beh, noi abbiamo girato a marzo, quindi un film così ha, è stato fatto alla velocità della luce, capito? Perché il problema è: ti fa conto: un film d'autore di solito comunque la sua post-produzione un annetto quasi dura non so come dire cioè ci lavori insomma qui eh, è una cosa che devi fare alla velocità della luce quindi è tantissimo lavoro poi oltretutto il mio approccio comunque è sempre il solito cioè nel senso l'approccio mio al mainstream è sempre quello che voglio riuscire a fare una cosa estremamente cioè curata il più possibile quindi di conseguenza voglio dare rendere giustizia alla storia e, e riuscire a fare le cose il meglio possibile. Quindi devo dire che è stato veramente un, un gran mazzo, se posso dirla in maniera così un po' colorita, è vero, scusate il francesismo, e oltretutto devo fare complimenti alla squadra perché non si sono risparmiati, cioè noi abbiamo lavorato in ripresa durante il boom, tra l'altro dell'inglese dell c'era all'epoca quindi dell'alfa e abbiamo fatto eh, abbiamo lavorato quasi sempre all'aperto e c'è stato un marzo veramente piovoso cioè pioveva tutto il tempo per cui era un delirio e poi eh, però questa è una roba un po' che mi si accompagna sarà che faccio un sacco di film all'aperto cioè dovrei smettere di fare film all'aperto la Alla prossima va tutto è chiuso a vederti Oppure lo dovrei cercare di ambientare, che ne so, però invece no, vedi, io cioè, ho un programma un film con Fandango ambientato, forse non dovrei dirlo, non so, però ambientato Dillo. a Milano. Luca Sottimano, sì. scrivi tutto. Ti stiamo trascrivendo, eh? così domani usciamo. e Facciamo <ride> okay. gli scoop. Tutto, tutto niente, ambientato a Milano il prossimo. La prossima volta, però, le Maldive dovrà ambientarlo. Ho detto Maurizio, Maldive, pensa che bello! Anche Sardegna, va bene, anche a Sardegna. Come eh. facevano i cinematografari italiani? Lo, so, te lo ricordi negli anni eh, 70, '70? Se prendeva, se partiva, <ride> eh, e ciao. <ride> Bene, meravigliosa Paola Randi come sempre. Senti Zoe, ma senti, secondo te diventa una star? Sì, sicuramente. Cioè, Zoe, eh, se non diventa una star è perché lei non lo desidera diventare, perché eh, lei ha un talento stratosferico, stratosferico, quindi anche al di là del, del regionalismo, diciamo, cioè secondo me lei eh, nel momento in cui dovesse mettersi a studiare e tipo decidere di anche sperimentare altre parlate, cosa che però nel cinema italiano non è fondamentale, cioè non è completamente necessario perché noi siamo un paese che eh, ha una forte identità regionalistica, cioè nel senso siamo una, eh, diciamo così, unione di eh, ex repubbliche e regni di città e quindi con delle fortissime radici anche culturali che vengono espresse dalla nostra parlata io vivo a roma da vent'anni senti come parlo il concetto è che ognuno di noi ha la parlata è una questione di identità quindi io penso che non sia assolutamente necessario lei ha un talento straordinario e soprattutto cresce a vista d'occhio cioè durante il film durante le riprese cresceva tantissimo ed è cresciuta, secondo me, anche dopo, anche nelle piccole cose che dovevamo fare di doppiaggio per aggiungere delle cose eccetera. Lei ha sempre meglio. Cioè, secondo me, è veramente un grosso talento e secondo me chiunque voglia lavorarci non deve non scia, lasciarsela scappare perché ha anche una mh, capacità trasformativa importante, capito? Cioè, può trasformarsi in qualcos'altro lei. E quindi, secondo me, vale la pena proprio di, di scommettere su Zoe. Senti Paola, facciamo un gioco, ma se il film incassa ed, ed è una situazione non facile quella in cui no. ci troviamo, incassa bene, ok? Ma secondo te, tu che frequenti quello spilungone insopportabile di Nicola Guaglianone, che non è vero che non vuole fare le saghe, perché insomma solo alcune, <ride> non le vuole, solo alcune non le vuole fare, questa qua la sta facendo infatti, ma secondo te, anche che hai visto Zoe, hai fatto questo bellissimo discorso su Zoe. Ma si andrebbe avanti? Si potrebbe andare avanti? Sì. Con un'altra Befana? Sì. Ma secondo me eh, forse sì. Bisogna, bisogna capire intanto i progetti di Nicola, che cosa ha in testa quell'uomo lì, anche perché eh, tipo io mi sono molto divertita ad averlo sul set come seconda unità e mi fa piacere. È una roba che se io insegno anche adesso se mi sente mi ammazza però. Io insegno anche, per cui quest'idea che tipo io gli facessi da mentore sulla regia mi piaceva tantissimo. E Hai svezzato il quindi, regista Nicola Guaglianone possiamo dire? Sai, magari ho svezzato un, un collega. Quindi, intanto bisogna vedere se ho svezzato il collega. E poi bisogna vedere che cosa frulla nella sua testa. Però, secondo me, sarebbe sicuramente interessante capire se può diventare una sequenza di avventure. Sai, intanto bisogna vedere un po' come va, anche perché appunto il momento è molto complicato, molto, molto, molto complicato, infatti andate tutti al cinema con le dovute precauzioni, però il cinema va sostenuto e il momento è molto complicato, se non che eh, dall'altro lato però sarebbe, sarebbe bello vedere le avventure, magari… Non solo della Befana, ma anche degli altri personaggi che secondo me sarebbero interessanti, ci fossero, tipo, non so, degli spin-off, il ritorno di marmotta, per esempio. Beh, il ritorno <ride> di marmotta mi permetto di dire da critico cinematografico di merda, è la scena che manca. Adesso abbiamo spoilerato un po' troppo, questo forse non lo dovevo dire. Però insomma, io per me Marmotta manca una scena, e eh, avrei sì. capito a cosa ti riferire sì, perché anche io poi, nel momento mi... in cui accade una altri... cosa avevo pensato anche a... Eh, ho detto, beh, qua ci sarà una grande scena finale no, in cui qualcuno... Lo, eh, lo so, lo so. Eh, lo sai, dico lo la sai. la verità che è una di quelle che purtroppo... Avete tagliato. Non siamo eh. riusciti. Però ti dico che, secondo me, Herbert Ballerina, tra l'altro, veramente... Anche lui è una bomba. E, e ha fatto una coppia con, con Fabio pazzesca, pazzesca. E... L'altro con cui mi sono divertita veramente tanto a lavorare oltre ai bambini è stato Corrado Guzzanti, che è stato fantastico. Cioè, io tipo, vabbè, per me è una leggenda, no? Ovviamente. E, e niente, l'ho chiamato, ci siamo sentiti, mi fa, ma questo papà, guarda, io ti dico una sola cosa, io ho visto questo papà, era di Bologna. Attimo di silenzio. Ah mi dice lui <ride> mi fa ma allora il latino eh sì <ride> stupendo per cui insomma lì lui è stata una cosa eccezionale io me lo sarei tenuto e poi a un certo punto quando c'è stato il balletto finale no che tra l'altro la coreografia è fatta a zoe fra parentesi perché ovviamente è eh, certo perché lei è una tiktoker, era una ballerina brava quindi la coreografia è tutta zona del balletto e lui era molto perplesso all'inizio, mi ha detto ma devo ballare, e io ah, insomma non ti preoccupare, coraggio, buttati in mezzo, perché la cosa che ero sicura di non voler fare io era la coreografia quella pulita, no? con tutti che si muovono per bene, eccetera, perché insomma quella mi preoccupava alquanto, perché poi non funziona mai, non si sa perché, ma non è che funzioni mai benissimo e quindi dovevano un po' tutti imparare da Zoe come si faceva, cioè ho cercato di restituire il sentimento che avevo un po' io quando vedevo Zoe che faceva la coreografia, cioè da dove iniziamo, è. e lui poi si è lanciato e anche lì fa schiantare, è fantastico proprio. Randi, grazie, ci hai detto delle cose bellissime, eh, voglio però eh, come dire, un pochino ancora chiederti Visto che ti amo tanto e non voglio, te l'ho anche detto in pubblico, non voglio che passino troppi anni eh, tra un film e l'altro. Eh, questa cosa fandango quando la cominci? Allora eh, guarda, tipo credo che di iniziare un po' a preparare delle cose già dai premi di quest'anno. E poi capiremo perché bisogna sapere intanto se il buon Nicola ha impasto qualcos'altro per la sottoscritta oppure no. E, e però in generale, insomma, io conto fra la fine anno e i primi dell'anno successivo di, di girare questa cosa. Perché mi fa piacere anche se devo dire la verità: perché è una cosa fatta a Milano non ho mai scritto niente su Milano scritta da me è una cosa tipo una storia di amici di ragazzini che sono amici e l'amicizia per me è una cosa molto importante è una delle cose su cui da tanto tempo volevo fare una cosa per cui insomma mi farebbe molto piacere farla e quindi insomma spero di riuscire a metterla insomma in cantiere fra fine del prossimo anno e inizio dell'anno successivo vediamo e poi vediamo se Nicola Va di nuovo e poi cosa a suonare il nostro guaglianone. Che cosa si inventa, cosa tira fuori dal cappello? Va bene, eh, qua ci sono delle domande. Hai sentito il peso del confronto con Michele Soavi, il regista del primo film? Ma guarda, eh, ti dirò no, perché non mi sentivo di dover fare un confronto, visto che, questo, essendo un prequel, aveva delle connotazioni talmente diverse, sai? Cioè, il primo è stato un super successo. Era dentro Paola Cortellesi, che io adoro, un'attrice mi piace tantissimo. Stefano Fresi, non ne parliamo. Eh, aveva però una connotazione completamente diversa, era lontano veramente tantissimo. Per cui, non ho sentito particolarmente il peso di questa cosa, eh, devo dire. Eh, sono... Sentivo la responsabilità ecco, di, 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 dare, di rendere giustizia alla storia, ecco questo sì di rendere giustizia alla sceneggiatura perché è una sceneggiatura importante, insomma una sceneggiatura densa, piena di cose. Quindi quello sì, quello sì, ecco, però non, no, io ho grandissimo rispetto eh, e non c'è confronto fra me, appunto, <ride> che so, quindi, ha molta più esperienza di me, quindi era inutile neanche che lo facessi. <ride> il confronto. Ha portato qualcosa il grande Gozzanti dentro il suo papa bolognese? Ma eh, nel senso, la scrittura dei suoi personaggi iconici condiziona i film in cui recita visto. Allora in realtà ehm, no, non ha scritto in questo caso, cioè in questo caso ha seguito la sceneggiatura senza nessun problema, ha aggiunto eh, qualcosina, ecco, tipo una battuta, però non posso dirla verso la fine. Perché il gioco che abbiamo, abbiamo molto fatto è di usare moltissima ironia, quindi di non prendersi mai troppo sul serio. E Corrado questa cosa la cavalca con grande facilità e con grande gioia. Per cui anche nei momenti più drammatici, eccetera, c'era questo piccolo twist eh, comedy che, eh, che noi infilavamo a destra, ma anche lui ha dei tempi comici stratosferici. Quindi diciamo che è stato solo che veramente, ma veramente molto divertente lavorare con lui. Eh, buonasera signora Randi, volevo chiedere, volevo chiedere alla signora Randi quale episodio tra i tre o quattro di zero ha preferito dirigere. Allora, due, io buffo, ne, ho, eh. ne ho diretti in realtà, ne ho diretti tre che poi sono diventati due, per capire. Perché quella cosa lì, guarda, eh, eh, la mia esperienza in quella serie in particolare è stata più un lavoro di squadra cioè è stato un lavoro di squadra di regia, ci siamo addirittura scambiati i materiali che avevamo girato, che è una cosa che di solito non succede, capito? Cioè, eh, quindi è molto, eh, è molto diversa dall'esperienza cinematografica. Ora, il primo sicuramente è l'episodio eh, che anche è mh, insomma, più impegnativo girare, perché sette il tono della serie, per cui di conseguenza io qui aprivo mentre sulla serie precedente ero insomma nelle ammorevoli mani di Francesca Comencini che cioè c'era la direttrice artistica, invece io qua dovevo aprire. La sceneggiatura era comunque di Menotti, infatti ci siamo conosciuti lì e dovevamo fare il casting, dovevamo insomma fare tante cose. Ed è stato impegnativo, ma anche molto bello. Poi tu devi pensare che è stata un po' un'avventura perché noi eh, dovevamo a partire per Milano nel 2020, il giorno che hanno dichiarato zona rossa la Lombardia, per cui poi i, gli attori, i ragazzi che dovevano interpretare i personaggi di Zero, sono stati fatti venire a Roma perché pensavamo di girare, di cominciare a girare a Roma e poi siamo rima sono rimasti lì in lockdown a Roma in un albergo per tre mesi <ride> eh, ora per fortuna avendo vent'anni sono anche nate storie d'amore ma insomma c'erano <ride> diverse, diverse difficoltà per cui quello forse è stato il più perché è diventata una sfida è diventato, non so come dire dobbiamo fare questa cosa e poi era bello l'idea di fare è la prima serie italiana con un protagonista supereroe nero. Sai, a me quando ci sono le prime volte mi piace sempre. Sì, pure a me. Pure a me, Randy mi piace sempre. E una caratteristica interessantissima eh, della, diciamo, della contemporaneità è non solo avere sempre più registe donne, ma che voi andiate a fare i film che abbiamo sempre fatto noi. Anche questa è una cosa molto interessante. Ecco perché mi piace da morire Giulia Dugourno. Voglio Randy, voglio, voglio che tu faccia un film di guerra sì, adesso. Io c'è eh, un programma in un film di horror, guerra. Horror, anche perché chi meglio di una horror, donna può fare un horror? Vita, sì, sì, sì. Eh, Randy, è questo? Thriller, Action 3, Action. Da Guarda, sì. è così cioè, che si voglio ribalterà voglio veramente pratica. il cliché, no? Sì, sì. Sei d'accordo che è così che si ribalterà finalmente il cliché? Cioè, regista uomo, regista donna, dovete andare a fare quello che vi pare. Perché se no poi uno dice: no, sai, la regista donna deve fare quel film. Ecco perché è molto importante Randi dietro la macchina da presa della Befana Vian di Viandinotte 2 le origini. Non finirò mai di ripeterlo, perché è una prima volta, va bene? E a noi sono d'accordo con Paola, piacciono molto le prime volte, va bene? Anche se perché? Perché fanno, come diceva Paola prima, creano, se mi permettete l'utilizzo del codice le della legge, creano precedenti. E creare precedenti è un permesso, è un permesso conscio o inconscio a tutti noi di partecipare e di continuare perché qualcuno ha rotto, uh, una, ha aperto una breccia e, e si può passare. Vabbè. Io con questa starei altre due ore, ma adesso la lasciamo perché è stata molto gentile. E... ma Grazie a voi, grazie Francesco. Grazie a tutti voi, grazie per le domande che sono bellissime. Io non le vedo qua di fianco, ma non mi importa. No, vabbè, <ride> tu sei innocente e qua abbiamo noi tutta la, la console. qua, Sì, sono bravi, eh, sono carini, sono appassionati sì. di cinema. Mh, che eh... bello che bello <ride> che bello tu quando sei diventata l'ultima domanda giuro quando sei diventata appassionata di cinema che ricordi no, dacci, io... un, dacci un ricordo truffottiano di 400 okay, allora, il ricordo più forte visto che parliamo poi di cinema di genere allora il ricordo più forte era questo io avevo sentito avevo 5 anni e avevo sentito già andavo al cinema mi hanno portato da sempre al cinema si vedeva sempre cinema da me e mi, ero lì che aspettavo Guerre stellari. io aspettavo Guerre Stellare da un anno un anno perché avevo letto tutto quello che si poteva leggere sul film e poi perché c'era Carlo Rambaldi agli effetti che aveva fatto questi alieni meravigliosi e quindi io non vedevo l'ora io mi ricordo benissimo avevo tipo sei anni mi ricordo benissimo quando mi sono seduta... Ma erano incontri, ravvicinati, del ter... era incontri ma... ravvicinati? No, no, era, era guerra stellare. Mm. Incontri okay. ravvicinati era troppo piccola, non sono riuscita a vederla la prima volta al cinema. Invece guerra stellare mi sono seduta, si è... sono spente le luci, è partita la musica, è partita la screttona. Io non riuscivo a respirare da quanto... <ride> Proprio non capivo più niente. E fa conto che io ancora sogno di volare sulle navi spaziali, imparata ad un'ora sulla nave madre. Ancora adesso. Mi sono fatta quattro punti in testa perché ho sognato di, di volare l'altra notte. Grandi, stai fuori me, di testa. Non siate pazzi. Ma oddio, invece sì, se il risultato è eh, diventare una regista come Paola Randi, sì, sono molto felice per te, Randi. Veramente eh, tutti al cinema in sicurezza per La Befana Via di notte, 2 le origini eh, di, di Paola Randi, partorito dalla mente vulcanica e caotica e geniale di Nicola Guaglianone. E voilà. Va benissimo, grazie Paola, un abbraccio. Puoi spegnere adesso. Vai via, ti, ti, ti faccio tanti auguri stai tranquilla, domani non fa casino, non fa trenini, non fa no. che voli a scopa. <ride> no, non, non... c'è pericolo, guarda, ormai sono sì, una vecchierella, Come dice Dolores, sono una povera vecchierella, che vuoi che faccia? <ride> <ride> eh, ma quando Dolores dice queste cose però sta mentendo e guarda come ride. Rami, non fa casino domani, non fa casino domani, mi raccomando. No, no, giuro, giuro. Un bacio Paola, stammi bene. Auguri, buon Ciao, 2022. Anche a voi, un bacio, che meraviglia! A me questa mi fa andare fuori di testa. Vabbè, eh lo so, lo so, lo, so. Eh, lo vedi, lo vedi, eh sì, può essere. Cioè, lo fa, lo fa, lo fa. Questa può fare tutto, eh. Questa può fare pure il fin de guerra, cioè, la... signori. Siamo addirittura d'arrivo. Sulla Befana abbiamo detto Illusioni perdute è il nuovo film di Xavier Gianolli presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Si pensava a un certo punto, alla fine, in questa Mostra di Venezia, il giorno finale dei, dei premi, che addirittura i miei informatori, che sono dei personaggi, diciamo, però mi arrivò, pensate, addirittura la voce che potesse vincere miglior sceneggiatura. E, e questo appunto era è Illusioni Perdute. Che racconta è un film da vedere insieme all'ufficiale della Spia di Roman Polanski, perché mentre l'ufficiale della Spia di Roman Polanski esalta e quindi fa parte del filone del giornalismo eroico, diciamo. Perché racconta, di, uh, diciamo, è, è perfetto per chi ama il giornalismo, la strada del giornalismo, racconta di un, di un passaggio storico fondamentale quando Emile Zola, sull'Aurore, un quotidiano gestito da borghesi progressisti di parigini, beh, insomma, decide di attaccare violentemente lo Stato francese che ha, sta conducendo delle indagini, in un certo modo le ha condotte nei confronti di Dreyfus, accusato di spionaggio, eh, a loro parere, in modo eh, sbagliato. E allora, laddove il film di Polanski tra le tante cose belle che ha racconta anche eh, questo giornalismo francese eh, che parte all'assalto e che appartiene alla grande tradizione del che poi sarebbe diventata novecentesca del appunto della testata giornalistica del giornalista che in un certo senso si lancia in un'avventura come fosse un eroe per, uh, per difendere la verità e i fatti eh, beh laddove appunto Polansky Mette anche questo bellissimo racconto romantico di che cosa può essere il giornalismo e di che cosa è stato, citando appunto il famoso fondo di Émile Zola su l'Aurore e inquadrando proprio il quotidiano l'Aurore, eh, jean fa una sorta di discorso diverso se, e siamo sempre in quel secolo lì, ma non è la fine dell'Ottocento, è i primi dell'Ottocento e c'è invece un giornalismo completamente folle, e quasi Dada, quasi dadaista. Jeannolì che ha citato il dadaismo con Marguerite, eh, e, e quindi è un giornalismo completamente venduto, completamente prezzolato, completamente sganciato da qualsiasi tipo di dinamica eh, morale, anche nei confronti dei fatti e della verità. Beh, insomma, molto interessante come film, e, ed è la storia appunto di un poeta che entra in contatto con una, con una rete editoriale. Parigina, molto diversa, diciamo, da quella dell'Aurore, da quella di Emile Zola, da quella che viene intercettata dal generale Spia, eh, interpretato da Duchardin, che gli permetterà di passare con, totalmente dalla parte di, di Dreyfus. Illusioni perdute di Xavier. C'è non lì, devo dire c'è Benjamin Boisi che è un attore giovane francese che mi piacque molto in estate '85, di François Osone. Eh, insomma, è un film che ha assolutamente il suo perché e, e, e ci divertimmo ehm, a effettivamente trovare dei punti di somiglianza già quando lo vedemmo a Firenze con i miei meravigliosi colleghi di Bad Taste, con anche Wolf of Wall Street di Martin Scorsese. Eh, un certo tipo di racconto di follia degenerata di circolo maschile eh, dove si è perso di vista un po' il controllo anche in relazione alle sostanze stupefacenti. Quindi, insomma, chi vuol vedere una Francia dei primi dell'Ottocento dove c'è un altro giornalismo rispetto a quello eroico dell'Ufficiale della Spia di Roman Polanski, e quindi è interessato anche a questi aspetti eh, nella, storia del, nella nostra storia europea, beh, che vada a vedere tranquillamente Illusioni Perdute tratto da un grande romanzo di Balzac. Va bene, devo andare, ciao, ciao, ciao. Ehm molto interessanti illusioni perdute perso a Venezia ma recuperato in seguito c'è anche una bella battuta sui giornalisti e ancora con maestro questo è scemo che è Darth Von Trier, che è scemo, però carino che si riferisce a Paola e, ed eccolo qua ehm, Belli Ciao di Gennaro Nunziante abbiamo parlato abbiamo twitchato con um, Pio e Amedeo eh, lunedì abbiamo fatto una bellissima esclusiva con Pia Medeo. N eh, eh, diciamo, se siete stati colpiti sia nel bene che nel male da, eh, da, dal monologo di, finale di Felicissima Sera, vi colpirà non trovarli provocatori, non trovarli incendiari. Ma diretti da Gennaro Nunziante, dentro un discorso interessantissimo sulla cultura del Mediterraneo in un momento di nostra incertezza, eh, eh, o, o di certezza sempre più solida nei confronti della fine del capitalismo. Eh, beh insomma è un film che arriva a fagiolo, anche questo perché ci sono Pia Medeo che in, in, in una, in, in quasi in un duello tra sud e nord ma con dinamiche diverse rispetto al passato laddove il sud appunto sembra quasi acquistare sembra, manco una, uno spessore esistenziale che un tempo non, avremmo mai da, non gli avremmo mai dato quando eravamo ancora diciamo credenti nei confronti della, de, 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 delle progressive sorti dell'umanità in chiave capitalistica e, è molto affascinante Belli Ciao e sono dolci, sono due amiconi avete visto il trailer, sono due amiconi che si sono persi di vista uno è andato a vivere a Milano io, un altro è rimasto orgogliosamente al sud, Amedeo cioè Amedeo, Amedeo Grieco è bravo e molto brava Amedeo greca, è bravo anche Pio film molto dolce con dove c'è alla regia Gennaro Nunziante che va a fare questi film ha sempre un'idea politica molto precisa e questa idea è non tanto sui personaggi su, quanto sulla situazione e la situazione è una situazione che vi farà riflettere, è un film che farà riflettere con Pio e Amedeo, si intitola Belli Ciao ed esce, eh, eh, dopo domani esce il primo gennaio, esce già nel 2022. Illusioni perdute esce oggi. Eh, La Befana mia di notte esce oggi. Matrix Resurrections. L'ho chiamato L'Ana Service. Stiamo sempre perché stiamo in un momento in cui si parla molto di fan service. Giustamente perché ci si chiede se anche Spider-Man No Way Home sia un'ottima. Uh, un'ottima forma di fan service, a mio parere sì, molto larga, perché prende tantissime persone, perché il progetto editoriale è gigantesco è stato pianificato e quindi si, si va a raccogliere proprio col rastrello tutto uh, è, un, uh, è un Lana service secondo me il Matrix Resurrections è più un film al servizio di Lana Wachowski che ha voluto secondo me esorcizzare qual un dolore anche profondo, lo, lo ha detto a volte i registi, quando parlano, non sono da ascoltare. A volte, quando i registi parlano, possono essere ascoltati e creduti. In questo caso, io credo, soprattutto dopo aver visto il film. È un film che in realtà, appunto, non è un fan service. È più. E questo è interessante perché, in un momento in cui tutti vogliono. Fanno sequel, stiamo in reboot, siamo in continua rimasticamento anche di ciò che abbiamo visto prima o in continua riflessione come è stato Spider-Man No Way Home. Qui c'è Lana Wachowski che è come se volesse sfruttare questa occasione, in senso buono ovviamente, perché si fa un film, non si va a sparare a nessuno, per poi fare, però far, per fare un percorso più autoriale. Questo mi interessa, quindi è un fan, fan, fan service Spider-Man No Way Home, tre volte con la U però. È un fan service con la U. Fun service è un fan service brutto. House of Gucci è un fan service abbastanza limitato ma simpatico. Ghostbusters eh, legacy. E questo è un Lana service, cioè questo è come un autore con la A maiuscola eh, voglia, peraltro, senza Lili, quindi Lana da sola che dice io voglio, voglio tornare lì per una mia questione personale. Questo è molto interessante quindi è. All'interno di questo concetto di service e di cinema di nicchia, e in realtà c'è un autore, c'è un grande autore qui, di tutti questi esempi è quello con, dove c'è diciamo, una personalità che chiede il servizio per sé. E la prima parte è un film dove ci si spara allegramente, la seconda parte è un film dove, si spera di, dove ci si spera di innamorarsi. Va bene, ci si spara e ci si spera di innamorarsi nella seconda parte, di tornare a amarci, di tornare perché? Perché Matrix è sempre stata una grande storia d'amore. Per me, la cosa più bella di Matrix è sempre stato il rapporto d'amore carnale tra Mio e Trinity. D'altronde, il primo film era una favola perché il bacio aveva un effetto taumaturgico, come, come nelle favole dei Fratelli Grimm, no? E che vengono riprese da Walt Disney quindi quel bacio era completamente irrazionale nel primo film e risvegliava qualcuno in chiave irrazionale ma questo è l'amore e quindi eh, l'Ana Wachowski fa un altro eh, fa, fa diciamo un film che mh, se ne fotte completamente della, della, del rapporto con gli altri Matrix soprattutto perché è completamente deficitario per chi ehm, si aspetta una come dire, ehm, costruzione drammaturgica precisa sulla pace tra le macchine e l'uomo che erano state, come vi ricordate benissimo, la chiusura del terzo Matrix, no? E quindi insomma è, una, è un Lana Service. Se sia servito o no, questo glielo chiederemo quando la incontreremo. Perché c'è stato questo parallelismo interessante tra figure della sua vita privata e Ennio e Trinity, no? Allora. Uh, ok um, e questo è e questo è, e questa è la fine e questo è il nostro augurio la, la top 10 io non faccio la non, non facciamo la worst 10 perché non è che si fa la worst 10 la Sempre ci sono dei momenti storici in cui proprio non, non me la sento perché non me ne frega un cazzo, e perché soprattutto dobbiamo stare in difesa del cinema in questo momento. Quindi, anche per chi fa il mio mestiere, mh, è, è che, diciamo, uh, il senso principale del mio mestiere non è quello di bocciare o promuovere le cose, o di dire questo è meglio di quello. Il, mio, il senso principale del mio mestiere è studiare una cosa e raccontarla e viverla. E quindi quando quella cosa è in trasformazione, in difficoltà, come in questi ultimi due anni, questa cosa si chiama cinema. La world 10 non ha alcun senso, tanto ci siamo appunto frequentati, soprattutto se siete abbonati in questo anno e si sanno le delusioni. Quindi, c'è solo, diciamo, l'amore, c'è solo l'entusiasmo della top 10 2021 che domani va online. Free per tutti. Così sto coglione, finalmente. Non, non è che dopo tre minuti è un abbonati. Uh, no, si potrà vedere per tutti. Uh... Va bene, qua c'è da, Dart von Trier che si è perso ormai nella cosa del maestro. Va bene, non mi, chiamo, non, non mi piace essere chiamato maestro, non, non mi convince. Non, io sono fortemente autocritico e, e non, è una, non, non, non merito una, una, una parola così, eh, diciamo che ha una storia profonda e un senso profondo. Quindi ti prego di eh, non usarla per me. Però va bene. Detto ciò, eh, ci vediamo nel 2022. Anzi, eh, vedremo tutto ciò che accadrà nel 2022, spero di vedervi nel 2022. E per me è molto importante la, la conoscenza fisica e si può fare con molti di voi, eh, si è fatta e quindi per me a quello mi dà un senso più di comunità completo, di, di quando c'è una riconoscibilità, un, ric un ricordo. Poi io mi ricordo tutto, quindi una volta che te vedo mi ricordo, mi ricordo, mi ricordo qu qualsiasi cosa. E questo è un messaggio molto bello non perché è d'accordo con me Twitch Tom 90 anzi, anzi qui siamo sempre a favore del dissenso ehm, ma perché è a favore del cinema e, e quindi ehm, nonostante sia d'accordo poi fa la domanda e, la, la, diremo, la diremo lo diremo in una twitchata lo diremo quando avrai portato 5 abbonati a quel punto te lo diciamo Ciao ciao ciao, buon anno, buon anno anche a voi. Via Ci festeggiate in sicurezza, andate al cinema in sicurezza, i film che escono. La Befana Mian di notte 2 le origini. Io non li faccio i sequel, non li faccio i sequel, no, non è vero. cioè, no, Non fai i sequel con quello là. Fai I suoi La Befana Vieni di notte 2 le origini, prequel di del brutto film di Michele Soavi del 2018, che però diede la linea del Natale Bimbo. E è finito il cinema panettone è nato il cinema bambinone in questo 2021 abbiamo avuto una marea di cinema bambinoni tutto cominciato con io sono babbo natale, poi una famiglia mostruosa, poi chi ha incastrato babbo natale, poi la befana, ma è tutta colpa della befana in senso positivo i 9 milioni incassati dalla befana vien di notte nel 2018. Auguri, 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 auguri! Auguri Ricanello, Ricanello. Io l'ho visto. Mai fatto, mai chiesto l'amicizia su Facebook? Vedi, Ricanello è bravo perché adesso io ho visto Ricanello su Facebook. puoi mentire, però almeno a volte non si mente più. Poi Ricanello è vecchio. Baci, baci, baci. Ciao, 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 e, e, e va bene così e poi illusioni perdute di Xavier Gianoly ci porta dentro un giornalismo folle, ehm, quasi demenziale, quasi dadaista, totalmente nichilista, che vi potrebbe impressionare eh, dentro la Francia dei primi dell'Ottocento, fin da vedere insieme all'ufficiale La Spia di Volanci per fare un double picture sul giornalismo. In Francia a distanza di pochi anni c'erano esperienze completamente diverse. Occhio a questo poeta che cerca anche l'amore e che si trasferisce dalla campagna a Parigi. Che gli succede? Benjamin Boisien. Se vi siete innamorati di lui, come me, in estate 85, di François Auzon, occhio. Belli, ciao, Gennaro Nunziante, Pio Amedeo, in una riflessione serissima sulla fine del capitalismo e sul trionfo del Sud è il sud che vince oggi belli ciao eh, Matrix Resurrections è un lana service in un momento in cui tutti riflettiamo sulle saghe eh, continuarle, ricominciarle, incrociarle Lana Wachowski arriva e dice non me ne frega niente, lo faccio per me per un dolore che ho avuto in privato e allora voglio vedere dei personaggi tornare a muoversi e sono Neo e Trinity nella prima parte ci si spara allegramente nella la seconda è tutta love story veramente di, di una di un, cioè, quanto io a me mi piace a me, cioè, mi piace la strada d'amore a me tra i miei stanno sempre a toccarsi stanno sempre a baciarsi è un film di abbracci di corse di aspetta che si chiude l'ascensore che escono questi e finalmente andiamo a fare l'amore tutto questo è matrix fin dal primo eh, io ho sempre amato molto l'aspetto eh, passionale della strada d'amore bellissima tra mio e Trinity. Poi quello che l'ha copiato Inception, vabbè, non c'era proprio questa roba qua Baci a tutti, ciao, 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 ciao. Se vabbè, ok. Buon 2021 a tutti, ci becchiamo nel 2022 e a proposito di War 10, eh, sarebbe probabilmente entrato. Ringraziamo anche Leggo un sacco, beato te. Io invece vedo un sacco di roba, vedo solo e vorrei tornare anche io a leggere un po' di più quindi ti invidio molto eh, baci a tutti baci 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 eh, col cazzo che mi diverto io domani sto in bra a letto alle 10 a letto alle 10 domani eh, ci vediamo cari signori nel 2022 è sempre un piacere stare in vostra compagnia, oggi abbiamo parlato anche un bacio a tutti i miei colleghi di Bettesto, visto che scriveva anche prima a Bedeschi, abbiamo avuto il grande capo Andrea Francesco Perni in apertura di Twitch, poi Luca Sottimano che ha trascritto l'intervista la, la, a Paola Randi che fa un lavoro molto bello, anche l'ha fatto in occasione di, delle video interviste casalinghe con Gabriele Mainetti e Carlo Verdone, baci, 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 ciao, 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 che è? Ah sì, quelle sono immagini che non si vede un cazzo. Benissimo, eh, ciao, 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 ciao. E quindi ringrazio tutti i miei colleghi bravissimi di BackTaste, Mirko D'Alessio che oggi ho avuto il piacere di risalutare dopo le sue ferie. Ci becchiamo eh, l'anno prossimo ancora con il cinema, sempre con il cinema, qualsiasi cosa si pensi nel pieno rispetto, anzi nell'amore nei confronti del dissenso e nelle opinioni diverse dalle nostre. Mia battuta preferita del 2021 cinematografico: Non sei tu la causa della mia tristezza. Eh, è dentro un film che è nella mia top 10 e che scoprirai domani. Un bacio a tutti! Ciao ciao. One click, e secondo click. Mi raccomando, state attenti e state tranquilli. Un bacio.